Allora, prima di passare ai punti successivi all'ordine del giorno, che sono atti, quindi prevedono votazioni, procedo alla nomina degli scrutatori. Ah, dimenticavo, da regolamento devo far scrivere a verbale che le interrogazioni numero 17 e 18 a firma Cerconi sono state risposte. La risposta è stata inviata via mail alla consigliera interrogante. Dunque, gli scrutatori di oggi sono il consigliere Principato, la consigliera Labiso e la consigliera Cerconi. E il prossimo punto all'ordine dei lavori è la proposta di. Allora, io vorrei, se voi siete d'accordo, approfittare un attimo della presenza dell'assessore Mammì, se può rimanere 5 minuti, mi era stato chiesto prima, ed invertire l'ordine dei lavori discutendo e votando prima la risoluzione che è al punto successivo, la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto lavoro di pubblica utilità. Se non ci sono problemi, approfitteremo così della presenza, penso che va, insomma, sia utile anche per. Non resta assessore? Ah, ok, perché l'assessore, insomma, ha dato la sua disponibilità a rimanere, quindi vorrei chiedere all'Aula se non c'è nessun problema. Ok, allora passiamo quindi a quello che era il punto numero 9. Lavoro di pubblica utilità, una risoluzione di iniziativa dei consiglieri Cerconi e Carlone. Lascio la parola per l'illustrazione alla consigliera Cerconi. Sapete, i consiglieri sanno bene che questa è una risoluzione che era stata presentata. Cosa era successo in commissione? In commissione si voleva approfondire un argomento, cambio di programma. Nell'arco di 5 minuti si è deciso di non rinviare più la discussione e di votare. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto in quella prima occasione. Fratelli d'Italia ha ritirato l'atto per ridepositarlo e modificarlo. Modificarlo perché questo stesso atto è stato presentato in Sesto Municipio, approvato con l'assessore, che tra l'altro lei conosce bene perché è sua cugina, quindi io le avevo anche chiesto, mi risulta essere sua cugina, e quindi mi sembrava strano che in un municipio 5 Stelle certe cose si possono fare, in un altro municipio altre cose non si possono fare. Ma voglio spiegare bene quella che è. Che cos'è il lavoro di pubblica utilità? Perché uno pensa come ci può essere, che cosa possiamo fare noi? Allora, il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale. Significa che chi oggi ha compiuto un reato previsto nel decreto ministeriale del 26 marzo 2011 e in particolar modo chi ha violato le leggi sugli stupefacenti, chi ha una sospensione del processo e messa alla prova, chi ha una sospensione condizionata della pena, chi si è macchiato di violazioni del codice della strada, quindi soggetti che hanno in qualche modo leso il vivere comune. Io ringrazio tutti, probabilmente non è interessante l'atto, Fratelli d'Italia ritiene di sì, però. Richiamo al regolamento. Scusate perché prima non parlava nessuno. Allora, che cosa succede? Il decreto ministeriale 26 marzo 2001 dà la possibilità agli enti territoriali di usufruire. Un attimo perché vedo sorrisi ironici, quindi vorrei ricordare che il richiamo al regolamento l'avevo appena fatto io, quindi avevo già invitato il consigliere a sedersi. Grazie. No, credo sia stato riferito al vociare, non a lei. Vabbè, comunque è uguale. Quello che volevo dire è che, premesso che il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale, significa che oggi noi sui nostri territori potremo utilizzare quella forza lavoro che oggi si trova all'interno delle carceri. Significa che cosa? Significa,
essenzialmente dare la possibilità oggi a chi è detenuto e a chi si è macchiato di crimini che sono contro il vivere comune, non a caso ho citato codice della strada, stupefacenti, c'è ovviamente chi è stato condannato alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, una serie di reati per i quali la legge, il decreto ministeriale, non la legge, ma il nostro legislatore ha deciso che era possibile espiare, tra virgolette, passatemi il termine anche se non corretto, una pena dando la propria disponibilità a fare dei lavori utili per tutta la comunità. E quindi che cosa è previsto? La prestazione di lavoro ai sensi del decreto ministeriale deve essere svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti, oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. Significa che cosa? Io l'ho fatto presente in commissione più e più volte. I dati ci dicono che nel momento in cui un soggetto viene reinserito nella società civile, il tasso di recidiva è nettamente inferiore. Significa che oggi il municipio e il comune di Roma, che è allo stremo delle risorse umane per provvedere a determinate bonifiche di aree, perché è quello anche che è previsto dal decreto ministeriale, può decidere, ovviamente se ce ne sono e se si propongono, ma io che ho lavorato all'interno delle carceri, che continuo a fare progetti all'interno delle carceri, vi assicuro che è così, può utilizzare detenuti per farli lavorare. Una cosa che prima ad ora era successa solamente sporadicamente, sotto Alemanno era più volte successo con delle associazioni che gratuitamente si occupano di questo, perché non è una questione di soldi, anche se toccherò anche questo punto, perché chi pensa che poi Roma Capitale è chiamata a, passatemi anche questo termine, a sborsare qualche cosa sbaglia. Perché chi viene a lavorare, quindi i detenuti che vengono a lavorare, lo fanno gratuitamente ed è una risorsa che noi potremmo sfruttare sui nostri territori in un momento in cui non abbiamo né manutenzione del verde né manutenzione dei parchi. Abbiamo, e lo sappiamo meglio di chiunque altro, Villa Lazzaroni rimane aperta tutto il giorno, notte compresa, e ad oggi non abbiamo risolto il problema. Abbiamo una situazione di disastro generale. Noi potremo utilizzare queste risorse e credo che l'utilizzo di queste risorse sia un atto importante, sia per dare un segnale verso chi ha commesso dei reati e deve pagare per quello che ha commesso, ma allo stesso tempo si deve evitare che possa ricommetterli. Allora, io voglio semplicemente dire una cosa riguardo al tema delle carceri e dei detenuti, perché bisogna fare anche molta prevenzione. Io nell'arco delle mie esperienze all'interno del carcere di Re Bibbia ho conosciuto ragazzi, anche molto giovani, che per stupidaggini sono finiti in carcere, per stupidaggini, per, non sono stupidaggini, mi correggo, per mancata attenzione ai gesti che hanno compiuto o superficialità nel compiere determinate cose, sono stati condannati. Basta una scazzottata fuori da una discoteca e le cronache ce lo insegnano, per finire per ammazzare qualcuno. Allora la prima cosa è puntare sulla prevenzione. Seconda cosa è far capire che se si sbaglia non si deve continuare a sbagliare, perché purtroppo io lo parlo soprattutto per chi fa uso di stupefacenti. La posizione di Fratelli d'Italia è netta: non esistono droghe leggere, droghe pesanti, siamo contro la droga, qualsiasi essa sia. Chi sbaglia, e molti sono i ragazzi che oggi cadono in tentazione con la droga, che oggi si mettono a spacciare droga, ecco, questi ragazzi devono essere reinseriti, riportati in un ambiente, in una comunità che permette di fare qualcosa a servizio di quella comunità che hanno sporcato con il loro gesto, passatemi il termine. Quindi il senso di questo atto è semplicemente quello di portare all'attenzione della
del Comune di Roma e del Municipio, ormai l'abbiamo depositato tanto tempo fa, di portare all'attenzione del Municipio e del Comune di Roma un argomento che è quello delle carceri, dei detenuti, fatto e possibilità, lo ripeto, a titolo esclusivamente gratuito. Chiamare a prendere delle persone che oggi sono re che non sono recluse, perdonatemi, che sono però che sono state condannate per dei reati e farle lavorare per il bene di tutti. Io sento tanti anziani che non hanno accompagno, tante situazioni di giardini che vengono abbandonati. Queste sarebbero forse lavoro in più che i territori potrebbero utilizzare. Vediamo in questo una grande possibilità, ma per il bene di tutti, perché chi ha sbagliato, lo ripeto e concludo, non debba più farlo, e alle persone che hanno sbagliato venga data una possibilità di reinserimento per evitare che risucceda un'altra volta, perché il pericolo più grande quando si entra in carcere è che, come avrete sentito dalle cronache di giornale, viene denunciato, viene condannato, esce dopo poco tempo e si rinizia a delinquere. Questo non può succedere e questo può essere evitato tramite il riferimento al decreto ministeriale 26 marzo del 2001 che ci permette di usufruire dei lavori di pubblica utilità. Grazie. Ci sono interventi? Allora, Assessore, lei ha possibilità di parlare a fine discussione se ci sono altri interventi? Consigliere Lazzari. Grazie Presidente, un saluto ai nostri colleghi consiglieri. Ringrazio la consigliera presentatrice dell'atto, poiché comprova che l'impegno profuso dai portavoce capitolini del Movimento 5 Stelle su questo argomento è questo stesso sentito piacevolmente, devo dire, da alcuni partiti dell'opposizione. In merito alla questione di impiegare i cittadini condannati in lavori di pubblica utilità, devo dire che la nostra assessore capitolina alle politiche sociali si è data un'agenda di previsione veramente encomiabile. Dato che dopo mesi di trattativa con il Tribunale di Roma è riuscita ad avere un protocollo d'intesa che finalmente dia un indirizzo a questa materia così delicata e urgente, in quanto pensare che una persona possa risiedere 24 ore in un ambiente, anche se è la propria casa, se ha gli arresti domiciliari, e senza poter svolgere un'attività che gli restituisca quella forma di dignità personale e sociale che è propria dell'uomo, come essere bisognoso di rapporti sociali con i suoi simili, è un vero abominio contro l'umanità, cosa per cui il Tribunale dell'Aia ha multato l'Italia, nella fattispecie Roma, per decine di milioni di euro. A questo punto, proporre di impegnare il municipio che si faccia promotore presso il Campidoglio al fine di richiedere una convenzione al Tribunale di Roma è pleonastico. Grazie. Allora, stiamo leggendo il regolamento perché, a differenza del regolamento precedente, diciamo, ci sono delle differenze. Quindi, ben ricordavamo che l'assessore, diciamo, ha, potere di intervenire 10 minuti. Nel vecchio regolamento, alla fine della discussione, stiamo cercando dove. Allora, sì, no, può intervenire anche durante e i relatori hanno diritto al proprio intervento al termine della discussione. Quindi, come avevo detto prima, l'ultimo può essere il relatore e l'assessore precedentemente. Andiamo avanti con gli interventi. Se non ci sono altri interventi, poi lascio la parola a lei, assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Pompei. A me fa piacere che ogni tanto qui nell'aula affrontiamo i massimi sistemi. Ci mancava prima soltanto il riferimento a Cesare Beccaria, ma a un certo punto avremmo fatto un quadro più completo della situazione.
restiamo con i piedi per terra. Tutto quello che ci è stato raccontato lo troviamo facilmente sul sito del Ministero degli Interni, che praticamente ripete pedissequamente che troviamo trascritto integralmente nell'interrogazione. Per quanto riguarda poi il resto, le impegna della risoluzione, che sono la cosa più importante alla fine, la prima parte è completamente inattuata, cioè è competenza del Dipartimento Centrale avere questi rapporti. È competenza del Dipartimento Centrale stringere accordi, firmare convenzioni con il Tribunale di Roma, che opera su delega del Ministero, e questo già è stato fatto, e poi l'assessore ci chiarirà meglio quali sono i termini dell'accordo che è stato già stipulato. Al massimo si potrebbe riflettere all'interno del municipio su quelli che potrebbero essere i lavori socialmente utili per i quali potremmo usufruire di questa forza lavoro. Per il resto, tutto quanto però rientra, innanzitutto non è per tutti i reati, è soltanto per parte dei reati è comminabile la sanzione dei lavori socialmente utili. E poi è sempre il tribunale che nel comminare la pena, anche a volte su richiesta dell'imputato, determina le modalità come, dove e quando questa pena può essere comminata e assolta, nel senso, tutto qui. Ecco, era questo che volevo precisare, quindi restando con i piedi per terra allo stato degli atti, l'assessore ci dirà, ci illustrerà meglio di me quali sono gli accordi che sono stati presi già dal Tribunale di Roma e dal Dipartimento Centrale. Grazie per l'attenzione. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Sì, l'espiare una pena con lavori utili alla collettività senz'altro è un discorso, io penso, anche da noi condivisibile. Chiaramente il reinserimento sociale e professionale, però ecco, voglio ricordare che mentre nei paesi del nord Europa questo si attua molto bene e ci sono dei tassi di recidiva molto bassi, in Italia questi tassi di recidiva invece sono altissimi rispetto ai paesi del nord Europa. Perciò è un discorso molto importante, interessante, non è per un gioco, perché qualcuno che mi ha preceduto mi ha detto ci sono persone che entrano e escono anche in questo modo, perciò voglio dire che ci deve essere la massima attenzione, il massimo controllo, però si deve lavorare su questo. È chiaro che il discorso del reinserimento sociale e professionale che si attua nel nord Europa deve essere come riferimento e come impegno di Roma Capitale e del nostro, anche delle proposte che noi facciamo, che io penso siano comunque importanti, perché attraverso il nostro assessore vanno all'attenzione di Roma Capitale. Perciò ben facciamo a parlare di queste cose, però sempre con la massima attenzione, col massimo controllo rispetto alle persone che escono e fanno lavori di pubblica utilità. Però il discorso di questi lavori di reinserimento è centrale, fondamentale, se vogliamo evitare le recidive, come ho detto, che sono altissime in Italia, e invece studiare quello che avviene nei paesi del nord Europa, dove le recidive sono veramente, ecco, la Svezia mi sembra che non supera il 15% di recidiva. Perciò stiamo parlando di dati che devono essere all'attenzione chiaramente del municipio, ma soprattutto di Roma Capitale, per guidare un discorso di reinserimento nella città di Roma. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie agli assessori che sono presenti. In merito a questa risoluzione volevo dire che intanto i tassi di recidività sono molto alti in Italia per altri problemi, per una questione relativa alla modalità e alla vita carceraria.
e perché vengono utilizzati poco questi sistemi di lavori socialmente utili. Faccio l'esempio su Roma, oggi alla data odierna hanno lavorato i detenuti su Piazza Cairoli, unica piazza su Roma recuperata, potete andare a vederla, era una piazza molto degradata, purtroppo c'è stato l'incidente dopo la messa in sicurezza, hanno rotto la recinzione degli automobilisti, però il lavoro fatto, mi scuso consigliere, vengo richiamato spesso, se a volte da stamattina che stiamo in silenzio e in ordine, però mi piacerebbe che poi le regole venissero rispettate da tutti, grazie. Quindi, ripeto, come diceva prima il consigliere che mi ha preceduto, naturalmente siamo tutti per un recupero integrale, una via di uscita straordinaria per i detenuti, che sia proprio quella dei lavori socialmente utili. Io vi invito a guardare la piazza Cairoli com'era e com'è oggi, quindi un recupero fatto per bene, anche i ministeri ne stanno attuando, però dispiace molto che debbano essere i municipi centrali, cioè il primo municipio ha richiesto addirittura per fare interventi di ristrutturazione all'interno di ministeri, perché, per cui troviamo detenuti addirittura napoletani con grandi doti, capacità di decorazione, di fare delle decorazioni straordinarie all'interno dei nostri ministeri. Proprio per questo la consigliera che ha presentato, i due consiglieri Carlone e Cerquoni che hanno presentato questa risoluzione sono, come dire, hanno il merito di dire facciamo una lista a livello anche municipale. Questo chiedeva assolutamente, non penso che stiamo parlando di massimi sistemi di stamattina in quest'Aula, anzi stiamo parlando di fatti semplici e concreti di cui ce ne dovremmo occupare, quindi fare una lista delle attività che per il municipio sono fondamentali è cosa buona e giusta, quindi risolve al punto B, penso sia concreto e puntuale. Attivarsi presso il Tribunale, giustamente, oltre che al Ministero, per avere l'autorizzazione poi a determinare questa possibilità per i detenuti. Io avrei voluto invitare tutti i consiglieri agli stati generali sulla detenzione che si sono tenuti a Re Bibbia, ma qualcuno dei consiglieri forse ha partecipato, proprio forse la consigliera che presenta tale risoluzione, per cui non possiamo che essere convinti nel sostenere tutto quello che va nella direzione di recuperare, controllare e fare dei lavori socialmente utili nei parchi, nei giardini, ovunque c'è bisogno di lavoro fatto bene, perché poi per essere ammessi a fare i lavori socialmente utili non è che basta che uno si alza la mattina e dice faccio il lavoro socialmente utile, c'è una commissione che vaglia e attua questi provvedimenti. Io sono convinto che dovremmo votarla, anche perché in alcuni municipi, come diceva la consigliera Cerquoni, è stata già licenziata e peraltro nel primo si sta già attuando, anche nel sesto. Grazie. Altri interventi? Ricordo che a fine discussione c'è la possibilità di una replica del relatore e poi la parola anche all'assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi o repliche, io lascerei. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. E noi questa situazione l'abbiamo già vista in commissione e già in quel frangente, inizialmente mi sembra che si era presentato prima una delibera, poi ovviamente non potendoci essere i presupposti per la delibera, perché comunque dipende un fattore anche di competenze, abbiamo ritenuto opportuno che non fosse adeguata, tant'è vero che poi la consigliera stessa l'ha ritirata. Però la cosa che mi domando è questa, siccome che io credo, e poi forse ce lo spiegherà meglio anche l'assessora, che praticamente un iter già di questo tipo è già più o meno, credo che sia stato avviato.
e forse dopo lei ce ne darà ulteriore spiegazione. Certo è che, come ripeto, per ogni volta che si fa un atto, che si va sempre sulle stesse direzioni, e magari a volte, no, si potrebbe fare anche un altro iter, ovvero magari un'interrogazione per capire se effettivamente c'è già, oppure parlare direttamente, la giunta è sempre aperta, non, mi sembra che non ci sono questo tipo di problemi. Allora la domanda è questa, se magari già uno sta andando su quella direzione, più volte io ho detto, quando c'è un iter, magari spesso e volentieri è meglio fare interrogazioni che risoluzioni, che posso andare, devo rifare un'altra volta la quinta volta la richiesta del regolamento? Ha bisogno, per favore, evitiamo chiacchiericci nell'aula, no, vada avanti, consigliere. E certo è che invece io credo che a volte si spenda del tempo magari in modo sbagliato, perché ripeto, facendo così magari si è anche più cioè si contribuisce anche di più, no, all'operato che stiamo facendo. Quindi se uno magari preventivamente, no, fa un tipo di ricerca, forse questo magari eviterebbe un po' tante piccole problematiche. Allora la domanda è questa, certo che se poi il tempo lo spendiamo per andare a fare manifestazioni a destra e a sinistra, questa è un'altra cosa, poi c'è, cioè, pure... Sì, non è attinente. Sto facendo, Fratelli d'Italia le fa, quindi non c'è problema. Che cosa c'è? Sì, no, sta era un piccolo preambolo, quindi voglio dire, quindi diciamo... Ho detto di finire. Sì, ho capito, se posso finire ogni 3 secondi... Però lei cerchi di attenersi a... Mi attengo. Allora, dicevo, quindi, se il tempo si sprecasse invece che in altre situazioni, in questo saremmo tutti più contenti e sicuramente si lavorerebbe meglio. Grazie. Sì. Allora, se non ci sono interventi a fine discussione, lascio la parola, come da articolo 70 del regolamento, del nuovo regolamento, all'assessore. Grazie. Allora, guardi, quando lei parla, consigliera, della questione della prevenzione, mi trova veramente pienamente d'accordo. Lei forse non lo sa, nel senso, io la prevenzione è un tema fondamentale e importante che sicuramente va affrontato. E personalmente non mi è servito dover andare all'interno dei carceri o lavorare all'interno dei carceri per sperimentare questo. Magari lei non lo sa, ma io vengo dal Sesto Municipio, sono nata e cresciuta nel Municipio Sesto, che le cronache ne parlano e voi lo sapete in che modo. Personalmente ho perso anche uno dei miei più cari amici d'infanzia a causa della droga. Quando sono stata consigliera d'opposizione per 3 anni ho subito il furto dell'auto per 3 volte, mi si è dato fuoco alla macchina 1 volta, sono stata pedinata, quindi conosco benissimo, le assicuro, che cosa vuol dire la criminalità e conosco benissimo che cosa vuol dire fare un lavoro di prevenzione. Per quanto riguarda la mozione presentata in Sesto Municipio, mi sono informata sia con l'assessore sia con la presidente della commissione e in realtà mi hanno spiegato che la mozione che gli è stata presentata non era uguale alla sua, cioè nel senso quella che le è stata presentata prevedeva lavori socialmente utili per le persone che sarebbero dovute andare in carcere, quindi un lavoro di prevenzione, quindi non detenuti, ma che ancora non erano stati condannati, ed è stata una mozione accettata con riserva per verificare la fattibilità a livello proprio amministrativo, a livello municipale. Però devo dire che nonostante questo, la presidente della commissione mi ha detto che sono stati già inviati 4 persone e la cosa sta funzionando, però è diversa dalla sua, le assicuro. Mi hanno detto che è diversa, perché la sua parla dei detenuti, lì invece è un lavoro più... Io ho mandato in allegato il suo di atto, le hanno confrontate e mi hanno detto che sono diversi e non sono uguali. Comunque, al di là di questo, quindi le ripeto, non è un tema che noi stiamo sottovalutando, né io personalmente come assessore,
né tantomeno al Comune di Roma. Non è grazie ad un impulso dell'opposizione che ci siamo interessati di questo tema, naturalmente, sono mesi che ci stiamo lavorando e, come le avevo già spiegato e detto nella precedente commissione in cui mi avete convocato per illustrarvi un po' la situazione, all'epoca vi dissi che nei giorni successivi ci sarebbe stato un incontro tra l'assessore Baldassarre e il Tribunale di Roma per la firma di un protocollo, e così è stato, cioè noi non facciamo parole ma fatti. Abbiamo infatti firmato un protocollo con il presidente del Tribunale ordinario sull'impiego appunto dei detenuti in lavori socialmente utili. Oltretutto abbiamo anche aumentato il numero di ore, che è diventato pari a 550, e inserito anche la messa alla prova, cioè quindi tutta la parte relativa anche alla prevenzione. E ho chiesto ieri all'assessore Baldassarre come ci dobbiamo muovere noi come municipi, e mi ha riferito che nei prossimi giorni manderanno una nota dall'assessorato alle politiche sociali e dal Dipartimento, e ci convocheranno per la firma della convenzione tra il municipio e il Dipartimento Politiche Sociali. E una convenzione che, come le ho detto alla scorsa commissione, ma che se anche gli altri consiglieri sono interessati... Dicevo, una convenzione che prevede che noi municipi appunto ci rendiamo disponibili come ente ospitante, quindi non a ricevere appunto sia questi detenuti, sia quelli che in realtà ancora non sono stati condannati ma che potrebbero appunto ricevere condanna, naturalmente sempre per reati che non sono insomma gravi, come può essere per esempio l'omicidio, naturalmente, ma per reati minori. E ci rendiamo disponibili come ente accogliente, dobbiamo mettere noi, diciamo, dare la preferenza su alcuni settori in cui vogliamo che vengano impiegati queste persone, e quindi la convenzione in linea di massima questo ci dice. Poi naturalmente, quando avrò le carte, disponibilissima anche a condividerle e a presentarle. Comunque, nei prossimi giorni verremo convocati per la firma anche noi come municipi, quindi ripeto, il lavoro si sta facendo, dateci il tempo, visto che la città che ci avete lasciato è in macerie e che sono mesi che stiamo cercando di risistemare tutta una serie di situazioni. Piano piano inizieremo anche a riuscire a costruire, ricostruire. Allora, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. No, l'ultima è l'assessore. No. L'ho detto, ma io l'ho risposto, l'ho detto. Allora, mi scusi, perché io penso di essere stata abbastanza chiara. Allora, prima della votazione finale, dopo la replica dei relatori, del presidente del municipio, prima i relatori, poi il presidente del municipio e l'assessore, e l'ho ripetuto. E l'ho ripetuto più volte che l'assessore era l'ultimo, penso anche negli interventi precedenti. Quindi, voglio dire... Mi sono sbagliata, presidente, non si agiti. Come penso di averlo detto più volte nel corso della discussione, ho esplicitato qual era la procedura rispetto al vecchio e al nuovo regolamento, su questo non c'è variazione, è sempre l'assessore l'ultimo o il presidente del municipio che parla. No, non c'è problema, io quindi passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ricordo 3 minuti per dichiarazioni di voto, consigliere. Allora, faccio dichiarazione di voto, Fratelli d'Italia voterà sì, ho 3 minuti per spiegare il nostro sì. Mi dispiace che siano uscite determinate cose, perché la delibera mi era stata consigliata dall'ufficio consiglio e io ho detto che non era importante, perché nella vita o si sbaglia, io ho accettato il consiglio, quindi non era un problema e era stato riproposto. Adesso che qualcuno lo ritira fuori è inutile. Però faccio presente una cosa, vi invito a leggere quello che è stato approvato in sesto municipio e approvato in sesto municipio dalla cugina dell'assessore, nel quale c'è proposta di risoluzione, istituire un albo presso il municipio. Loro lo possono fare, noi come municipio mi avete detto che non è possibile farlo. Altra cosa, Fratelli d'Italia ha sempre voluto portare gli atti in commissione e portarli perché voleva accettare le modifiche. Se c'era qualcosa che non andava bene, visto che il secondo punto del risolvi è proprio quello che è stato detto prima, cioè fare una lista di interventi che possono essere utili nel momento in cui arriveranno queste persone che verranno messe alla prova,
Questo nell'atto c'è scritto al secondo punto. Allora, concludo dicendo due cose. Primo, ne risolve, come stavo dicendo, è prevista la distillare una lista di attività. Secondo, se noi non sappiamo quello che succede in Campidoglio, quello che sta facendo l'assessore riguardo un determinato tema, e 5 mesi fa depositiamo un atto, a me il dubbio che viene non è che Fratelli d'Italia porta avanti una battaglia del Movimento 5 Stelle, è che appena c'è un'idea il Movimento 5 Stelle dice che se ne sta già occupando. Se uno non se le vuole sentir dire certe cose, non le dice, non le dice. Chiedo lo stesso silenzio che ho prestato io. Quindi, concludendo, quando l'atto è stato depositato non era ancora né stata firmata né sottoscritta nessuna convenzione. Chiederei, anche per la gentilezza e per il lavoro che svolge l'ufficio consiglio e quando vengono dette certe cose in commissione, di evitare di ripeterle solo per cercare di prendere qualche applauso, perché il lavoro di tutti qui dentro viene fatto per il bene dei cittadini. Chiudo dicendo semplicemente che Fratelli d'Italia, portando questa proposta, indica 2 priorità. La prima, garantire la giustizia. Ci vuole velocità, perché un atto del genere non è fatto per agevolare chi ha compiuto chi ha fatto del male, perché poi si deve sempre pensare anche alle vittime di quello che è successo, ma serve una corretta integrazione per garantire la giustizia. Quindi voteremo favorevolmente. Ci sono altre indicazioni, consigliera Pietro? Grazie Presidente, come è noto ormai a tutti, il Partito Democratico, pur presente in aula, non parteciperà per le questioni di presunta illegittimità rispetto agli atti che verranno presentati a questa giunta, che fino a che non si pronuncerà il segretario generale rispetto a questo, diciamo, non ci sentiamo di poter valutare legittimi gli atti prodotti. Colgo l'occasione per dire, visto che l'altra volta purtroppo per un motivo abbastanza incomprensibile la lettera è rimasta nel protocollo e non è mai arrivata al segretario generale, sto andando a protocollare un'ulteriore richiesta al segretario generale, così lo sa anche l'Aula e così magari evitiamo che il protocollo fermi la lettera e non arrivi in modo inspiegabile al suo destinatario. Grazie. Fare accuse in quest'Aula agli uffici del protocollo, voglio dire, che fermano le lettere. Io non ho accusato nessuno, ho avuto anche un'interlocuzione con il direttore perché ho ritenuto la cosa abbastanza grave, quindi se avessi voluto strumentalizzare o fare della polemica su questo... Ma funziona che si replica? Funziona che si replica, non è così, eh? Scusate, io volevo difendere il personale dei protocolli, visto che qui in Aula è stato detto che i protocolli hanno bloccato. Io vorrei difendere il personale dei protocolli perché prima di dire in aula che qualcuno ha bloccato qualcosa, insomma, io vorrei le prove. Le prove ce l'ho, le devo far vedere le prove di quello che non è partito, purtroppo non è neanche carino, no? Però ho voluto informare tutti che c'è un'ulteriore richiesta, visto che quando c'è stato purtroppo il precedente, questa non è purtroppo partita, solo è arrivata al protocollo interno e non a quello esterno. È una cosa che è stata chiarita, però ho colto l'occasione per dire che per sanare una situazione che anche per noi è scomoda, perché vogliamo continuare, vogliamo tornare a dare il contributo fattivo possibile all'interlocuzione e ai lavori che sta facendo quest'Aula e le commissioni preposte, stiamo cercando di trovare un punto di caduta definitivo in modo che si chiude la questione. Grazie. Consigliere Principato. Grazie Presidente. Le ricordo 3 minuti, grazie. Sto tenendo d'occhio. Colleghi consiglieri, allora velocemente, in sede di commissione era stato specificato che esisteva al momento, in quel momento, un protocollo d'intesa ancora valido, in scadenza credo a maggio. Nel frattempo la nostra parte politica si è attivata per adottare tutte le misure, così come spiegato prima dall'assessore Mammì. Il fatto è che si torna su argomenti sui quali noi stiamo già lavorando e le opposizioni, nonostante sapessero già di questo, per pura propaganda politica continuano a presentare atti inutili, sbagliati nella forma, sbagliati nel contenuto, con richiesta di impegni che non sono per la parte municipale e quindi assolutamente fuori da ogni possibilità di
condivisione e appoggio da parte nostra. Lavoriamo nel merito, se arrivano buone proposte e scritte in maniera decente e correttamente, così come è previsto dal regolamento, anche nei risolve, noi saremo ben lieti, se sposano le nostre linee programmatiche, di votarli favorevolmente come già abbiamo fatto. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Bene, passiamo alla votazione. Ah, manca ancora una dichiarazione di voto. Sì. Perfetto, consigliere Totis. No, ho già detto in precedenza che io condivido lo spirito, anche se chiaramente, come hanno detto anche i consiglieri che mi hanno preceduto, voglio dire, non è così facile il discorso, però lo spirito è utile. E, quello che è espiare una pena con lavori utili alla collettività, però ecco, io dico che comunque massima attenzione, massimo controllo, perché sono comunque persone che hanno praticamente fatto reati, e perciò utilissimo questo discorso, però va fatto col massimo controllo. Ecco. E voto a favore. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo. Allora, vediamo. Sì. Allora, favorevoli 3, contrari 13, nessuno astenuto, non partecipano al voto i consiglieri Ciancio, Vitrotti, Biondo e Gugliotta, e quindi la risoluzione non passa, non viene approvata. Passiamo al punto successivo, ed è la proposta di deliberazione. Presidente. Sì, io pensavo di farlo alla fine, ma mi è stata fatta una richiesta e quindi io direi di accoglierla, sinceramente. Mi era stato chiesto di fare un minuto di silenzio per le vittime ieri nel municipio Quinto, perché indipendentemente da qualsiasi pensiero o diciamo, o punto di vista, atti del genere non dovrebbero mai essere concessi. Quindi io direi un minuto di silenzio, sì. Per averlo ricordato, voleva farlo all'inizio, non c'è stato modo, e proseguiamo la seduta. Dicevo appunto, il prossimo atto all'ordine dei lavori è la proposta di deliberazione d'iniziativa della Giunta Municipale avente ad oggetto l'istituzione dell'albo delle associazioni sportive operanti nel territorio del Municipio Settimo. Relatore? Grazie Presidente, gentili colleghi. Presentiamo oggi questa proposta di deliberazione di giunta che è relativa all'istituzione di un albo delle associazioni sportive. È un atto che diciamo, viene a coprire una situazione ancora pregressa riguardo appunto gli albi delle associazioni sportive previsti anche dal regolamento dei centri sportivi municipali, la delibera 263.
è un sostanzialmente questo atto riconosce il fatto che ormai dal 2013 siamo un unico municipio, abbiamo superato gli ex nono, l'ex decimo, e quindi di fatto istituisce l'albo del municipio settimo relativo alle associazioni sportive. Era stato fatto in precedenza, come è stato fatto in precedenza per le associazioni culturali, e adesso lo facciamo anche per le associazioni sportive. Di fatto esistono già due albi differenti, appunto provenienti dalle, diciamo, dalle ex amministrazioni dei municipi ex nono ed ex decimo. Quello che l'atto si propone di fare è di riunire e di dare, diciamo, di migliorare anche quelli che sono i criteri, i requisiti minimi richiesti appunto nella delibera 263 all'articolo 10. In particolare, diciamo, si chiede che oltre all'istituzione, quindi all'unificazione, quindi alla poter avere un unico albo municipale, si chiede anche di poter far confluire al suo interno non solo le associazioni sportive residenti, così come recita l'articolo 10 della deliberazione comunale, ma anche quelle che di fatto poi operano e quindi fanno parte del nostro tessuto territoriale, del nostro contesto territoriale, per poter naturalmente valorizzare quelle che sono le differenze, la diversificazione di offerta sportiva comunque operante. Quello che viene chiesto in questa delibera quindi di poter anche inserire nell'albo le associazioni che operano naturalmente da almeno due anni con una, come dire, con un criterio, una sorta di sbarramento, due anni continuativi, perché l'operare deve essere un elemento riconosciuto, un elemento di fatto. E non solo con questa delibera viene anche aumentato quella che è la conoscenza di queste associazioni, che ripeto, per l'articolo 10 della delibera comunale prevede un atto costitutivo, l'atto di nomina del legale rappresentante e un elenco delle attività praticate e una struttura con cui vengono svolte. Ecco, in questa delibera viene chiesta anche i curricula dei membri del consiglio direttivo e del personale tecnico per poter avere maggiore cognizione di chi sono le associazioni che facciamo entrare in candidate al nostro albo municipale. E oltretutto viene richiesta una dettagliata relazione sulle attività svolte, perché se noi permettiamo alle associazioni sportive non residenti, ma comunque sia a tutte, di poter entrare in un albo per poterne conoscere, poterle in qualche modo coinvolgere in attività, progettualità sul nostro municipio, vorremmo sapere esattamente anche come operano nella loro professionalità. Quindi ci sembra che con questa delibera si voglia potenziare le relazioni con il mondo associazionistico sportivo, renderlo efficace, effettivo, e soprattutto si vuol mantenere quest'albo efficace ed efficiente per tutto il suo periodo. Che significa questo? Che quest'albo si chiede anche in delibera che venga in qualche modo aggiornato con cadenza comunque semestrale e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quindi non avere un albo che rimanga lì fermo. E per la verità gli uffici Sponteloro, ma questa attività la portano comunque a compimento in modo periodico, ma è bene che si dia anche una sistematizzazione di queste attività, una regolamentazione di queste attività di aggiornamento dell'albo. Quindi sostanzialmente è una delibera che
si allinea a quella che diciamo, abbiamo presentato anche qualche tempo fa sulle associazioni culturali, per avere degli albi, ovvero come noi li chiamiamo, diciamo, in questo caso la terminologia albo rimane per una questione di diciamo, formale, visto che nel regolamento è prevista l'istituzione appunto di un albo. La proposta di delibera approda in quest'Aula all'attenzione dei consiglieri presenti, che vedo sono molto interessati alla questione, e, con il parere, ora dire che non è interessante. Allora, non c'è problema, si va avanti, non c'è l'obbligo di stare qui. Per favore, continuate. Perché questa deliberazione va anche a favore dei cittadini tutti. Vediamo invece se c'è il numero legale, che è una cosa diversa. Oh, ok, va bene. Vabbè, non importa, insomma, gli atti sono a beneficio della collettività, per cui se una parte politica ritiene di non dare il proprio contributo, non si va avanti lo stesso. Quindi dicevo, questa proposta di deliberazione approda in quest'Aula con comunque un parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sia diciamo, della direzione socioeducativa, e quindi un parere favorevole anche del direttore di questo municipio, e ha ricevuto parere favorevole anche dalla Commissione Quinta, dove è stata discussa appunto in una seduta di commissione del 21 aprile. Pertanto io penso di aver descritto in modo dettagliato questa proposta. Grazie. Penso che si senta. Ci sono interventi? Allora, ripeto, perché l'ho già ripetuto la prima volta, ho già interrogato e l'ho detto le prime volte nei primi consigli, mi sono già consultata con gli altri presidenti dei municipi, col presidente dell'Assemblea Capitolina, col segretariato, eccetera. È permesso fare delle foto dall'altra parte della barricata, laddove ci siano riprese, perché tanto le riprese finiranno ovunque. E un fermo immagine è uguale a una foto. L'importante è non fare fotografie da questa parte dell'aula. Si esce e si fanno fotografie. Ricordo il filmato video, che non è una diretta streaming, ha possibilità, confermo immagine, di far diventare foto tutti i fotogrammi esistenti nel filmato. Quindi sono già, se diamo l'autorizzazione alla ripresa esterna, non possiamo non dare l'autorizzazione a una fotografia dall'altra parte dell'aula. Da questa no. Spero di essere stata chiara, vorrei non ripeterlo più in futuro, questo è. Allora, ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi dei consiglieri, lascerei la parola all'assessore De Santis. Grazie. Non importa che non sia presente nessun consigliere dell'opposizione. Per me è importante invece illustrare non solo la natura di questa deliberazione, che va per l'appunto nella stessa direzione della deliberazione relativa al registro delle associazioni culturali che insistono sul territorio del Municipio Settimo, ma soprattutto per fare una considerazione sulla politica sportiva che come assessore allo sport sto perseguendo nell'ambito di questo mandato amministrativo. Infatti questo albo va a recepire la deliberazione 263 del 2003, su cui la Commissione Capitolina Sport sta lavorando dal momento dell'insediamento per una necessaria, ovviamente, modifica e attualizzazione, visto e considerato che nel frattempo sono passati 13-14 anni. E,
finché non vedrà la luce un nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, perché di questo tratta la deliberazione 263, cioè i centri sportivi a disposizione del territorio municipale, che coincidono con le palestre scolastiche, relativamente alle quali stiamo facendo tutta un'azione di monitoraggio e di verifica, perché purtroppo abbiamo scoperto che questa azione di verifica e di monitoraggio non era stata effettuata, perlomeno non negli ultimi anni, e quindi questo ha portato anche a delle difficoltà relativamente poi alla programmazione, alla pianificazione di un'attività sportiva che deve essere per tutte e per tutti. Proprio lo scorso anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivisto le linee guida per l'attività sportiva, sono state presentate peraltro qui a Roma, e in queste linee guida si parla di 150 minuti di attività sportiva a settimana per gli adulti e almeno 60 minuti di attività sportiva per i bambini e per i ragazzi. Naturalmente questa è la dose minima per evitare danni fisici. È chiaro che lo sport non riveste soltanto una funzione salutistica, ma soprattutto, specialmente per quanto riguarda le fasce più giovani della popolazione, ma anche per quelle più anziane a cui prima si faceva riferimento, riveste un'importanza come forma di prevenzione e anche di contrasto all'isolamento sociale, quindi come forma di integrazione. La funzione socializzante dello sport è fondamentale, ma è importantissima anche la funzione che lo sport svolge come educazione civica, proprio nell'ottica della prevenzione di quei comportamenti devianti di cui abbiamo parlato poc'anzi. A me ha fatto molto piacere essere presente a tutta quanta la seduta del Consiglio Municipale, nonostante gli impegni della settimana della scuola pubblica del settimo municipio che ricorre proprio in questa settimana, e perché appunto poi ci sono una serie di tematiche convergenti. Lo sport, diciamo che un po' come la cultura, copre una serie di aspetti differenti, e quindi l'attenzione che come assessorato prestiamo allo sport territoriale, allo sport per tutte e per tutti, anche per le persone speciali, diversamente abili, va in questa linea. Venendo allo specifico di questo atto, come ha illustrato precedentemente il Presidente di Commissione, con il quale ovviamente abbiamo condiviso e condividiamo costantemente i ragionamenti, lo scopo è non solo quello di colmare un vuoto, cioè la mancanza di un albo municipale del settimo municipio a distanza di 4 anni per l'appunto dalla sua costituzione, ma soprattutto quella di concepire anche un monitoraggio che sia sistematico, programmato, delle attività che vengono svolte dalle associazioni e dalle società sportive che sono iscritte all'albo, integrando nell'albo, sia pure con delle differenziazioni, le società e le associazioni sportive che operano nel territorio, perché la cosa fondamentale poi per il nostro territorio è cogliere, ma anche adeguatamente pianificare e monitorare le attività che effettivamente siano a disposizione del nostro territorio. Peraltro riteniamo che l'opera di monitoraggio, in vista anche di una riprogrammazione delle attività svolte, sia così importante che, qualora le società e le associazioni sportive iscritte non presentino una dettagliata relazione al momento della scadenza, cioè semestralmente, di revisione dell'albo, automaticamente la mancata predisposizione e consegna della documentazione equivarrà alla manifesta volontà di decadere dall'iscrizione dall'albo. Quindi, diciamo, è un'attività istruttoria degli uffici che viene svolta nella consapevolezza di quanto poi sia importante che, nei limiti del possibile, cerchiamo di farci garanti presso le nostre cittadine, i nostri cittadini, soprattutto quelli più giovani, della qualità dei servizi che vengono poi erogati. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io passerei a consigliere Giuliano, l'aspettiamo.
Grazie Presidente. Cercavo di capire a che punto stavate. Parliamo quindi della, dell'istituzione dell'albo, giusto? Sì. Lei ride, Assessore, ma lei non deve ridere. Io sono molto serio. Okay. Allora, dicevo, per quanto riguarda, volevo dire due cose, ecco. Volevo sostenere questo ragionamento che è stato effettuato in commissione. E prima ho avuto un problema e quindi sono dovuto uscire dall'aula, ma sono contento di intervenire al momento opportuno per quanto mi riguarda, perché questa commissione ha fatto un lavoro preparatorio e io penso anche dovuto. Poi possiamo discutere, caro Presidente di Commissione, discuteremo insomma su quello che saranno poi i vari interventi, i vari bandi, i vari avvisi, insomma, quando entreremo nel merito. Io mi auguro che la 263 possa essere modificata, perché nella scorsa consigliatura devo dire che è stato fatto un lavoro molto certosino, perché si pensava che comunque il municipio potesse intervenire in assenza dell'amministrazione comunale che a mettere mano, potesse intervenire facendo appunto un regolamento interno, visto che poi si erano già comunque collegati i due municipi, quindi per non dare ulteriore discrasia di risultato, perché c'era chi andava in proroga e chi ancora non aveva fatto questo tipo di intervento, insomma, per mettere una linea, il municipio, la commissione aveva fatto un lavoro di circa 8-9 mesi. Poi in assenza di un risultato, perché come tutte le cose devi credere alla buona fede di quello che è successo, i tempi sono sfuggiti di mano, la giunta comunale non ha messo più mano, l'assessore allo sport è stato cambiato, per cui è rimasto un po' tutto così, però il lavoro era stato fatto. In conseguenza di questo, che cosa abbiamo, dove siamo invece intervenuti? Ma per dire quello da 263, poi vado sul ragionamento dell'albo. Perché dice ancora, allora non possiamo modificare la 263, dobbiamo avere come linea madre questa delibera, allora abbiamo compartimentato i punteggi, perché c'era grande differenza fra un criterio e l'altro, per cui permetteva una sorta di automatismo per chi da 20 anni, 30 anni comunque gestiva o aveva, stava sul settore, per dare un po' maggiore abilità, agibilità a qualche altra associazione, abbiamo cercato di compartimentare. Quindi questo lo dico perché l'attenzione nella scorsa consigliatura c'è stato, il lavoro c'è, mi auguro che il Presidente se ne faccia carico poi per quando sarà per prendere mano in tempi utili, non arriviamo sotto soglia, sotto tempo massimo. E quindi adesso che cosa significa? Adesso è indispensabile fare un albo unico, è ovvio, perché ce n'erano due. E i criteri, ovviamente, sono quelli che vorrei ricordare e sottolineare: unificare le procedure. E quindi per quanto riguarda l'albo delle associazioni sportive del settimo municipio, accreditare gli organismi già iscritti, mi sembra una cosa ovvia, anche Stevie Wonder lo farebbe. Aggiornando i dati in giacenza, ovviamente, quindi anche la pubblicazione di un avviso pubblico su cui poter partecipare, al fine di valorizzare lo sviluppo e la diffusione delle attività motorie e sportive, pur non avendo sede legale nel municipio settimo, ma operando da almeno 2 anni. Ne parlavamo prima con un operatore, insomma, dice, ma è possibile? Certo, perché se io ho la sede legale a Piazza Bologna, ma la mia associazione lavora nel settimo, ottavo, quattordicesimo, tredicesimo, perché ha delle realtà da 14 anni, perché io non devo, cioè sarebbe assurdo non tenerli in considerazione. Quindi mi sembra una situazione ovvia. E quindi, al di là di tutto questo, è normale che il deliberato ripete tutto quello che avete detto, è normale che secondo me questo è un elemento di base che non solo il 5 Stelle deve chiedere, cioè è la commissione tutta, ma
Poi penso che il presidente della commissione Attilio Giannone, che abita in via X, possa così poi intervenire, le do i dati così dopo la presidente, da modo che l'ho chiamata. Ah, già lei. Vabbè, comunque può dire quello che vuole. Cioè, non solo il 5 Stelle, che è opera del 5 Stelle perché chissà che cosa, no? No, lo dico con enfasi, perché cioè, sembra che tutto voi, tra virgolette, vi accorgete di quello che è. Mi sembra una cosa ovvia, giusta, che oggi il 5 Stelle che sta gestendo deve portare avanti. Ma quante cose dovete portare avanti? A volte le portate in modo più proficuo e più puntuale, a volte meno, ma voglio dire, si è esseri umani. Noi siamo da questa parte per sollecitare affinché, dice il collega mio, quale parte, giustamente, per sollecitare, capito, che se le cose non vanno come no, pensiamo che debbano andare, vi dobbiamo spingere, sempre nei limiti delle istituzioni, sempre nella regola, nel rispetto delle varie parti, perché la politica non è personale, la politica è impersonale, quindi rappresentiamo un concetto e quindi uno parla a nome di un concetto, di un valore, di un organismo, non parla a livello personale. Quindi mi sembra ovvio e ci tenevo a fare questo tipo di intervento perché volevo collegare il lavoro effettuato nella scorsa consigliatura dalla commissione competente, che l'ha fatto egregiamente insieme a tutti i commissari, che poi tramite questo, che è il primo passaggio, mi auguro che poi avverrà, e quindi io penso che sia la positività assoluta. Grazie. Allora, no, assessore, un attimo. L'assessore può, come il relatore, alla fine della discussione fare una replica. Se questa è la fine della discussione, io le concedo la parola, altrimenti no. Chi dei due? Consigliere Guido. Grazie Presidente, questo è una cosa, è un argomento, come giustamente diceva il consigliere che mi ha preceduto, che è già stato affrontato in commissione precedente al momento della votazione di questa delibera ad iniziativa della Giunta. Le cose essenziali da dire sono due. La prima, questo albo, come l'albo di qualche anno fa che riguardava sempre su iniziativa della Giunta le associazioni culturali, serve per unire i due passati albi dei municipi, ex nono ed ex decimo. L'altro punto fondamentale è che l'inserimento dentro questo albo sportivo non ha nessun tipo di connessione con la partecipazione a bandi, gare per l'affidamento o meno di impianti sportivi, sono due cose totalmente staccate. L'albo ha anche una funzione di riconoscimento di quello che c'è sul territorio, questo vale anche per quello delle associazioni culturali. Essenzialmente anche un fatto di conoscenza chi c'è proprio sul territorio. Infatti dal territorio stesso permangono alcuni quesiti, ad esempio sulla chiarezza dei dati contenuti all'interno dell'albo, sia questo sportivo che quello culturale, su due livelli. Il primo sul sito internet, perché questi albi non sono ben comunicati, ben sponsorizzati. Il secondo, proprio sulla conoscenza e anche da parte di altri interlocutori sul territorio, vedi scuole, vedi altre associazioni, vedi altre parti sociali, cioè a sapere chi è nell'albo in maniera aggiornata. Ora, questo, il percorso sulle associazioni culturali è un po' più avanti, nel senso che c'è stata già l'unione degli albi nella passata consigliatura e in questa consigliatura abbiamo approntato alcuni aggiornamenti per aggiornare l'albo, eccetera. Qui siamo ancora nella prima fase, cioè in quella dell'unione dei due albi ex nono e ex decimo. Poi possiamo prevedere successivamente un'azione similare a quella già effettuata per le associazioni culturali. Quindi essenzialmente è questo, cioè intanto riconoscere che abbiamo sul territorio, intanto fare questa unione che era necessaria, poiché dal 2013, come sappiamo, c'è stata l'unione
dei municipi, e quindi anche a livello amministrativo e di uffici bisognava mettersi a norma e in regola. Questa è la funzione che sta dietro questa deliberazione ad iniziativa della Giunta Municipale. Grazie. Ci sono altri interventi? No, volevo dire al consigliere che questo l'avevamo capito. Okay. No, dico che... Si può intervenire? Ma sì, ma interveniamo, consigliere. No, che c'è? Non ho capito perché il regolamento... Ma sì, lo facciamo noi. Datemi anche il tempo di schiacciare il microfono. Non c'è bisogno di intervenire. Allora, interventi ex novo. Ci sono interventi? Consigliere Toti. Sì, c'è stata questa lacuna pregressa dei 3 anni precedenti della vecchia amministrazione, questo è avvenuto anche, questa lacuna c'era anche, come ha ricordato qualche consigliere, sull'albo che non era stato unificato ex non ex decimo, esisteva anche per le associazioni culturali. Avevano entrambi procedure diverse, sia il discorso culturale che il discorso sportivo, perciò il sanare questo, voglio dire, è un fatto positivo, si è arrivato finalmente dopo 3 anni, però voglio sottolineare 3 anni, adesso 4, a fare questo albo delle associazioni sportive, dove giustamente non solo le residenti ma quelli che operano il territorio, però rispetto al discorso dell'iscrizione, dato che è solo albo delle associazioni, non è che prendono attività, gli diamo noi attività o altre cose, non fare questa limitazione a 2 anni ma a 1 anno, mi sembra un po' abbondante il discorso dei 2 anni, voglio dire, anche perché portano il curriculum, che è importante sia per il personale tecnico e amministrativo, come ha detto il Presidente della Commissione, le attività svolte, perciò io lo modificherei, sempre se chiaramente la maggioranza è d'accordo, e anche il discorso dell'aggiornamento con cadenza semestrale, come, ecco, io voglio ricordare che feci una richiesta in Commissione che poi passò per l'albo delle associazioni culturali, di portarlo da 6 a 3 mesi. Anche questo si potrebbe fare, perciò una correzione, se il Presidente è d'accordo, potrebbe essere portata rispetto a questo, cioè la cadenza semestrale mi sembra, voglio dire, una cadenza troppo lunga. Poi se vogliamo uniformare i 2 albi comunque nello spirito, nell'indirizzo, io metterei sia per la cultura e sia per il discorso delle associazioni sportive lo stesso aggiornamento, perciò reputo comunque positiva l'istituzione, come ho detto che è una lacuna che si è protratta per 3+1, 4 anni e che finalmente vede un'unificazione fra i 2 ex municipi che, come ho detto, purtroppo avevano procedure diverse, perciò si vedevano le cose anche in maniera diversa, e oggi vediamo soltanto con questo nuovo album con un discorso univoco per i 2 vecchi municipi che oggi non esistono più. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, consigliere Giannone. Allora, diciamo che può essere inteso sia come intervento per fatto personale o per chiusura. Fatto sta che mi premeva comunque, visto che nella discussione sono usciti alcuni punti forse non ben chiari, magari li chiarisco. Allora, intanto sì, insomma, il discorso dei temi condivisi e quindi non del Movimento 5 Stelle, io penso di poter esprimere, diciamo, questo concetto in modo ampio, dicendo che il Movimento 5 Stelle porta dei temi condivisi dai cittadini, quindi ben venga se questi temi sono condivisi da una larga parte di parte politica, va benissimo, anzi sono ancora più contento perché vuol dire che abbiamo colto veramente nel segno, siamo riusciti ad essere
diciamo così, ecumenici. Quindi mi fa piacere, insomma, che questo tema in particolare venga riconosciuto come trasversale, forse, e che quindi non debba essere, non è visto come etichettato Movimento 5 Stelle. Noi d'altronde ci facciamo chiamare portavoce proprio per enfatizzare questo aspetto di portavoce, non che non lo siano le altre parti politiche, ci mancherebbe. Dunque, poi un piccolissimo passaggio sulla funzione dell'albo. Lo ricordava il mio collega consigliere Guido prima. L'albo non è un'anticamera o non dà un punteggio in più per una qualsiasi affidamento, concessione o quant'altro. Assolutamente no, è semplicemente un registro, tant'è che non lo abbiamo chiamato registro, ma solamente perché avevamo un obbligo formale rispetto alla delibera 263 del 2003 che prevede l'albo, per cui pertanto, fin tanto che c'è quella delibera, questo si chiamerà albo, ma nella nostra concezione questo è un registro di associazioni sportive che hanno portato una documentazione tale che il municipio le conosce di più. Ecco, sono le associazioni conosciute dal municipio. Che cosa se ne fa il municipio di queste associazioni? Intanto, quando il municipio riterrà di sviluppare, di creare eventi, iniziative, quando vorrà in qualche modo condividere e fare attività di promozione sportiva che nelle sue prerogative, chiaramente si rivolgerà a chi? A delle associazioni sportive che sono conosciute, cioè quelle nell'albo. Ma l'albo stesso è anche un modo per conoscersi fra di loro, per far conoscere le associazioni al territorio, quindi diciamo, ha una, sostanzialmente una funzione di presentazione, di elencazione di quelle che sono, di quello che è il contesto, no? E l'ambito sportivo nel nostro territorio. Per quanto riguarda i tempi, l'aggiornamento, sì, nella delibera precedente sulle associazioni culturali avevamo raccolto il suggerimento dell'opposizione, del consigliere Toti in particolare, il quale faceva notare appunto che era forse preferibile allineare questo aggiornamento a cosa? A quelle che erano le assemblee periodiche previste, e quindi c'aveva una sua logica molto, molto diciamo, calzante rispetto a quello che era gli incontri, le riunioni e l'attività proprio con le associazioni dell'albo. Nel caso delle associazioni sportive diciamo che la tempistica è leggermente diversa, ecco perché i 6 mesi, non abbiamo riunioni, incontri ogni 3, per cui non c'è una necessità, diciamo che nel termine ogni qualvolta leggo e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, significa che ogni qualvolta dovesse essere fatto un bando, una manifestazione di interesse per un'iniziativa, si voglia fare un incontro, si voglia fare all'interno diciamo, dell'istituzione, si voglia coinvolgere le associazioni, potrebbe essere quello il momento in cui gli uffici aggiornano la situazione e riportano al Consiglio, alla Commissione, all'assessorato un elenco aggiornato, quindi sostanzialmente non abbiamo una tempistica, una programmazione predefinita che richiede quindi un aggiornamento allo stesso modo predefinito. Tuttavia rimane valido il concetto espresso nella delibera culturale ogni 3 mesi, in questo caso nell'ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità. Quindi io nei fatti non vedo una limitazione, anzi forse anche una modalità un po' più elastica nel gestire le iscrizioni. Quindi questo mi sento di dire. Riguardo la 263 sono
quindi la deliberazione che è alla, un po' a monte di questo discorso, concordo nel ritenere che sia necessaria una revisione, tant'è che è un lavoro, insomma, siamo tutti a conoscenza, ho portato anche a conoscenza della Commissione che era partito il lavoro di revisione della deliberazione sulla 263 proprio, a opera della Commissione Capitolina Sport, ma che chiaramente per la complessità della materia evidentemente sta richiedendo più tempo per la sua revisione. È senz'altro mia intenzione dare la possibilità a questo Consiglio e quindi in primis ai membri della Commissione Sport di poter interagire in modo effettivo nella preparazione di una proposizione. Quindi appena avrò notizie certamente le riporterò in Commissione. Allora, se sono finiti gli interventi, lascerei la parola all'assessore per una replica. Sono finiti? Allora sì, assessore. Sì, grazie. Sarò molto breve perché vorrei soltanto esplicitare un concetto, e cioè che si è tenuto molto conto dei lavori svolti dalla precedente consigliatura e dalla precedente commissione. Tant'è vero che abbiamo deciso di optare per l'anzianità dei 2 anni, dei 24 mesi, proprio per allinearci alla tempistica di emanazione dell'avviso pubblico sull'utilizzo delle palestre scolastiche come centri sportivi municipali, che è avvenuto a seguito della deliberazione 32 del 2015 di questo Consiglio Municipale. Quindi diciamo che assolutamente abbiamo fatto proprio tesoro del lavoro svolto precedentemente e che stiamo appunto finalizzando ed attuando. Anche relativamente alla 263 che è in corso di revisione, ci è sembrato estremamente importante darne completa attuazione, così come abbiamo fatto per l'avviso pubblico che abbiamo riproposto per la seconda annualità, completando anche la graduatoria, cercando di sfruttare tutte le fasce residue e facendo apposita conferenza di servizi quest'anno per individuare, così come previsto dal regolamento precedente di quest'aula consiliare, relativamente alla disponibilità delle palestre scolastiche, sulle quali, ripeto, stiamo anche cercando di intervenire strutturalmente, non solo con i fondi dipartimentali, ma anche con i fondi a noi disponibili, con la manutenzione degli edifici scolastici. Abbiamo già fatto degli interventi nelle palestre, ponendoci inoltre da stimolo per tutti quanti i dipartimenti coinvolti e cercando anche di recuperare fondi di derivazione regionale, laddove sia possibile, attraverso un nostro impegno progettuale, poter intervenire ulteriormente proprio sulle palestre scolastiche, in quanto i 60 minuti minimo di attività sportiva al giorno previsti per i bambini, per i minori, è bene che si possano svolgere all'interno delle strutture scolastiche. 263 prevede anche che la programmazione dell'attività sportiva a livello municipale venga svolta mediante rappresentanti di tutte le parti coinvolte, attraverso il cosiddetto comitato sportivo municipale, e anche questo, a proposito di lacune, mancava e l'abbiamo costituito, stiamo completando il suo perfezionamento attraverso la nomina dell'unico membro mancante al momento attuale, che è il rappresentante degli insegnanti di scienze motorie. Abbiamo già provveduto, attraverso la collaborazione del Presidente della Commissione Municipale Sport, alla nomina del rappresentante dei dirigenti scolastici, del rappresentante delle associazioni sportive concessionarie dei centri sportivi municipali. Adesso completiamo, mediante l'insegnante di educazione fisica, la vecchia delibera parlava ancora di insegnante di educazione fisica, e abbiamo già nominato il rappresentante dei presidenti dei consigli di istituto delle scuole, che è per legge un genitore, e quindi in questo modo tutte le componenti, compresi gli uffici rappresentati dalla nuova funzionaria dell'ufficio sport, la dottoressa Matteucci, che ringrazio per la veramente preziosa collaborazione con l'assessorato, siano tutte le parti rappresentate, e questo dà la possibilità di programmare in risposta ad un bisogno del territorio, perché quello che noi cerchiamo di fare, e da qui anche il discorso delle riunioni che spesso facciamo con le associazioni ma anche con
i genitori, è proprio quello di recepire le istanze territoriali e, come è il nostro mandato, darne attuazione. Grazie. Allora, passiamo adesso alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo subito alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, ci sono 14 voti favorevoli, nessun contrario, un astenuto e non partecipano al voto, mi sembra di aver capito, Biondo e Gugliotta. Allora, passiamo all'ultimo punto dei lavori di oggi, che è il seguente, anzi al penultimo, perché poi in chiusura ci sarà l'approvazione dei verbali. Dunque, al punto 10 troviamo la mozione a firma dei consiglieri Lazzazzera, Rinaldi, Giannone, Tosatti, De Chiara, Lazzari, Triputi e Candigliota, avente ad oggetto messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cisberto Vecchi e via Ulderico Mazzolani. Relatore, consigliera Lazzazzera. Grazie Presidente. Allora, l'oggetto è la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cisberto Vecchi e via Ulderico Mazzolani. Si trova a Cinecittà Est. Allora, premesso che l'articolo 40 del Codice della Strada stabilisce che i segnali stradali servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti, per fornire prescrizioni, nonché utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Via Ulderico Mazzolani è una via a doppio senso, con traffico intenso in più orari della giornata e raccoglie in particolare i pendolari che dai castelli romani e dalle zone limitrofe sono diretti verso il centro di Roma, nonché, in generale, tutto il passaggio a cavallo del grande raccordo anulare tra i quartieri di Cinecittà Est e Romanina. Su via Ulderico Mazzolani si immette via Cisberto Vecchi, strada a senso unico, con segnaletica orizzontale e verticale degradata. Su via Cisberto Vecchi, proprio all'altezza dell'incrocio con via Ulderico Mazzolani, si trova una scuola per l'infanzia. Considerato che, se si percorre via Cisberto Vecchi per immettersi su via Ulderico Mazzolani, è consentita solamente la svolta a destra e, dunque, per andare a sinistra bisogna raggiungere la rotatoria, al fine di fare un'inversione di marcia e uscire su via Mazzolani in direzione Extragra. La segnaletica spesso non viene rispettata da parte degli automobilisti, i quali all'incrocio in oggetto svoltano a sinistra, creando un grave e costante pericolo alla circolazione dei veicoli, compiendo oltretutto una pericolosa infrazione. Considerato inoltre che ormai da qualche anno in prossimità del predetto incrocio e precisamente su via Mazzolani in direzione Extragra, è presente un impianto di distributore di benzina e di gas proprio di fronte a via Cisberto Vecchi. Chi si dirige al suddetto distributore e proviene da via Cisberto Vecchi molto spesso attraversa direttamente via Mazzolani, tagliando pericolosamente la strada ai veicoli in arrivo sia da destra che da sinistra. Queste manovre mettono in pericolo l'incolumità delle persone e la viabilità. I cittadini del quartiere hanno segnalato questa problematica. Pertanto, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e l'Assessore competente ad attivarsi presso gli uffici preposti affinché si proceda con le opportune verifiche al fine di mettere in sicurezza le due strade, evidenziandone meglio la segnaletica orizzontale, in particolare su via Cisberto Vecchi, ormai scolorita. Elaborare un sistema su via Mazzolani all'altezza di via Vecchi per evitare la pericolosa e illegale svolta a sinistra ed il passaggio diretto verso il distributore di benzina. Grazie.
Ci sono interventi? Consigliera Cerconi. Presidente, la mozione mi lascia abbastanza allibita. Ma allibita perché non riesco a capire, cioè solo loro hanno, perché bisogna leggerlo e l'ha letto bene, cioè solo quella strada ha bisogno di mettersi in sicurezza con la segnaletica orizzontale, cioè gli altri? Quindi adesso Fratelli d'Italia porterà in aula tutte le strade dove bisogna rifare la segnaletica, inondo l'ufficio con 100 mozioni, voglio vedere che succede, cioè noi oggi stiamo votando che cosa? Qualcuno che ha chiesto a un consigliere per favore portalo in aula così lo fanno prima degli altri? Ma stiamo scherzando? Ma è vergognoso! Perché io oggi passo da via Gallia, passo da via Pandosia, vedo che non ci sono più le strisce davanti le scuole, vengo in aula, anzi vado all'ufficio consiglio e deposito un atto per ogni striscia pedonale che voglio rifare. Ma scusate, ma che discorso è? Poi sicuramente sarà una situazione pericolosa, l'unica, perché se mi presentano questo significa che hanno valutato tutte le altre e che la mozione riguarda la più pericolosa. Però io prima ho fatto l'interrogazione e mi è stato detto che c'è una serie di priorità, per cui per esempio Viale Ciamarra, la corsia degli autobus, per il momento non era stata presa in considerazione, Viale Appio Claudio ovviamente doveva aspettare perché ancora c'erano delle priorità. Voglio sapere, per il Movimento 5 Stelle, le strisce pedonali davanti ad una scuola che sono fondamentali, ma davanti tutte le scuole, perché davanti questa scuola sì e davanti le altre scuole no? Perché ci va qualcuno? Questa è la domanda, perché? Cioè che senso ha? Perché se no io domani mattina mi ci metto tutta la notte, deposito un atto, ogni atto per ogni scuola davanti alle quali non ci stanno le strisce, perché le strisce pedonali non stanno da nessuna parte. È inutile che vi dico quello che sta succedendo e che anche i giornali hanno riportato, dove i pedoni vengono investiti sulle strisce pedonali ormai inesistenti. Però qualcuno sì, qualcun altro no. E quel qualcuno forse perché ci conosce, perché ha detto bene, ci è stato segnalato. Certo che vi è stato segnalato, qualcuno vi avrà detto guardate qui non ci sono. Allora il Movimento 5 Stelle per far vedere che lui si sta occupando dei problemi, però solo dei problemi di chi glieli porta, perché gli altri sono cittadini di serie B, allora o si è portavoce di tutti i cittadini o non si può essere portavoce solamente di chi vi chiama o di chi vi chiede una mano, perché la scuola che citate sicuramente è una scuola materna e sicuramente noi dobbiamo tutelare i ragazzi che vanno in quella scuola, dobbiamo tutelare i genitori, dobbiamo tutelare i nonni, ma li tuteliamo solo in quella scuola? Perché con questa mozione, che è l'unica che avete portato, perché non è che dice sai ce ne stanno altre 30, indicando altre 30 scuole, allora no, una scuola, strisce pedonali, incrocio pericoloso su quella strada, che perdonatemi, non mi sembra neanche, cioè è dietro Viale Ciamarra, ma non mi sembra neanche una strada ad altissima viabilità con tantissime macchine. Certo è un problema, certo sarà un problema, signori, ma certo sarà un problema, ma perché voi forse avete visto solo quella. Perché permettetemi di dirmi che su via Tuscolana di incroci pericolosi, come se ce ne sono? Sono stati anche fatti presenti con diverse interrogazioni, strisce pedonali che mancano, davanti a tutte le scuole. Allora, invece, secondo me, di portare un atto, perché io lo dico e mi dispiace per l'ufficio consiglio che lavorerà, io da domani, ogni settimana, deposito 20 mozioni di questo e le voglio tutte qui, 20 ne deposito. Perché il discorso è favoriamo una scuola, ma le altre che fine fanno? Allora perché non è stato fatto più in modo più sensato una cosa per tutte le scuole, davanti a tutte le scuole? Qualcuno sì, qualcuno no. Signori, ci saranno portavoce, che sono portavoce dei cittadini di serie A, che sono questi, di quelli di serie B che saranno i nostri, o quelli che vediamo solo noi, che nel resto del municipio le strisce pedonali non le hanno. A me sembra, ma lo dico per voi, io non so che... chi vi ha potuto anche politicamente consigliare una cosa del genere? Cioè, servita all'opposizione, io vi ringrazio, perché servita all'opposizione su piatti d'argento, proprio delle marchette elettorali che, cioè, io, ma come vi salta in mente? Ma come? Cioè, come? Poi ci vengono a consigliare a noi, no, meglio fa la delibera, forse no, quella dove fa un'interrogazione. Ma fate una cosa seria su tutte le scuole che stiamo tutti messi male.
No, su una scuola materna. E le altre? Quelli che stanno all'Appio Claudio? Quelli che stanno all'Appio Latino? Quelli no, però. Le scuole, quelli non ce l'hanno. Volano, volano. Quando passano le macchine non si sa che cosa fanno. Ditemi voi se possiamo venire in aula. E certo, poi ci lamentiamo che le interrogazioni non vanno bene perché le ripetiamo, però questo, perché io non mi sono mai, penso, scaldata, forse qualche volta sì, ma questa è proprio una cosa che mi manda in bestia da un punto di vista di giustizia politica. Non è una questione Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, PD, Roma Popolare, è di giustizia politica. Come si fa a depositare un atto solo su una scuola? Ma come avete fatto? Ma è vergognoso! Ma io cittadino che manda a scuola mio figlio in un altro, che ho fatto? Che ho detto? Vergognoso, non posso dire. Io che mando mio figlio, è vergognoso. Io che mando mio figlio in un'altra scuola materna, in un'altra scuola elementare, in un'altra scuola media, ma anche in un liceo. No, 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 io no, io le strisce non ce le posso avere, perché la mozione dice che le strisce pedonali, orizzontali, servono in quella scuola materna. Però poi dovremmo approfondire perché solo in quella... Sì, perché lo voglio leggere. Qua riguarda messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cisberto Vecchio e via Olderico Mazzolani. Penso di leggere anche abbastanza bene in italiano. Ho studiato un bel po'. Mettere in sicurezza le due strade evidenziandone meglio la segnaletica orizzontale, in particolare su via Civecchi, ormai scolorita. Perché le altre sono colorite, cioè, questo è il discorso, mi viene da ridere, ma sono veramente, cioè, mi manda il sangue al cervello, fatemelo dire, perché ora rido, ma io dico, quando l'ho letto, ho detto, ma come gli è venuto in mente? Ho detto, ma perché? Gli altri che vanno a scuola, i signori davanti ai centri anziani, quelli che devono attraversare, ma anche chi deve attraversare davanti a qualsiasi centro d'aggregazione, loro no, perché non abitano o non stanno a via Civecchi. O comunque non si sono riferiti al Movimento 5 Stelle. Ma io dico, ma questa mozione, ma perché non è stata condivisa, portata, migliorata per farlo davanti a tutte le scuole? Voi mi chiedete oggi di votare una mozione che mi chiede di fare le strisce scolorite solo davanti a una scuola. Ma io come posso accettare una cosa del genere e dire che quelli sono più fortunati di altri perché quelli forse stanno un po' più in sicurezza di quelli che stanno da un'altra parte? No, mi dispiace, scusatemi, non lo posso accettare, ma è proprio una questione di rispetto di chi va votato. Ma vanno votato solo questi? Vanno votato tutti i cittadini? Mi rivolgo a chi mi pare e non siete pregati di fare silenzio perché io l'ho fatto quando avete parlato voi. Mi rivolgo all'aula, ai consiglieri e a tutti quanti. Comunque. Per favore, non interrompete. Comunque, io penso che sia abbastanza chiaro quello che Fratelli d'Italia vuole dire. Come è possibile? Io lo voglio ripetere, come è possibile? E io mi meraviglio di tante persone intelligenti che siedono su quegli scranni e che riconosco nella loro onestà intellettuale nel fare le cose, anche se secondo me un po' si dovrebbero svegliare perché purtroppo non è tutta rose e fiori e ve ne accorgerete forse tra qualche anno ed è molto più complicato. Com'è possibile approvare e portare una cosa del genere? Assessore, c'è un assessore alla scuola, io mi rimetto nelle sue mani, cioè ritiratela! Perché non serve fare marchette elettorali, fate una figuraccia, una scuola sola in confronto a tutte quelle che ci abbiamo. Ma perché quella? E la mia domanda è, perché quella scuola, visto che c'è lei, non so se interverrà, perché in quella scuola sì e nelle altre no? Cittadini di serie A, cittadini di serie B. Prima abbiamo parlato di portavoci, dire che siate portavoci solamente dei cittadini di serie A, che sono quelli che stanno qui dietro e che forse hanno la priorità su tutto. La domanda poi è, e concludo, voi oggi ve l'approverete perché avete la maggioranza e potrete andare in giro a mettere i volantini su via Vecchi o su via Mazzolani e dire vedete noi l'abbiamo fatto, sarete i primi ad avere le strisce pedonali, tutti gli altri aspetteranno. Qual è il discorso? C'è una lista di priorità? Verranno fatte davanti a tutte le scuole? Se sì, se verranno fatte davanti a tutte le scuole, che necessità avete di portare un atto del genere? L'atto va fatto per tutte le scuole, perché tutti i cittadini sono uguali. Chi ha votato il 5 Stelle e chi non l'ha votato? Chi vi ha chiamato e chi non vi ha chiamato? La buona politica è questa, è la capacità di avere delle azioni
serie, concrete, a tutela di tutti e non di pochi. E in questo caso, mi dispiace, è un autogol che il Movimento 5 Stelle si è fatto, perché ha deciso di tutelare solamente pochi e non tutti. Grazie. Ci sono interventi? Sì, consigliere Guido. Ringrazio la consigliera precedente per un fantastico attacco strumentale. Quando si leggono gli atti bisogna anche fare un po' attenzione, perché l'italiano non è affatto un'opinione. Qui il punto fondamentale non sono le strisce davanti alla scuola, cioè se si aggiungono ben venga. Il punto fondamentale è l'attraversamento illegale che le macchine fanno da via Vecchi verso via Mazzolani, girando a sinistra in prossimità di una benzina che ha creato, tra l'altro, è un altro grave problema, perché sulla strada accanto, cioè via Scimonelli, ci sono correnti allagamenti a ogni pioggia, tanto che i vigili del fuoco devono ogni volta intervenire. Allora, qui cioè quello su cui si sta indirizzando l'assessore è un problema di pericolo pubblico, nel senso che è vero che ce ne sono anche in altre parti del territorio, però questa è sembrata particolarmente urgente a questa maggioranza, poiché girando a sinistra con le macchine che vengono e dai Castelli e dal centro di Roma verso fuori, passando su quella strada lì, creano davvero un grossissimo problema con un aumento molto considerevole di incidenti, neanche a farla apposta, e qui stendiamo ogni velo pietoso su discorsi di marchette, di cose eccetera eccetera. Questa mattina su questa via, cioè, mentre passavo, c'erano due macchine a fare un CID esattamente su questa svolta. È pericolosissima. Io chiedo alla consigliera di andarci. Allora, si parlava di urgenze. Le urgenze, siccome la consigliera non fa parte della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica, e neanche mobilità, cioè, mi sembra di capire, sono stati dettati dei criteri già tempo fa, a settembre, ottobre, proprio con la partecipazione, che ancora ringrazio, dei vigili urbani, perché ci hanno fornito dei dati fondamentali sia sulle strade dipartimentali sia su quelle municipali. La stessa discussione è sorta anche all'ultima Commissione Lavori Pubblici, in cui noi come municipio, ma di questo poi ne parleremo prossimamente, ci vorremmo indirizzare poi il Dipartimento a intervenire su altre strade. Questi criteri sono per noi fondamentali. Ora, c'è questa strada, c'è questa benzina soprattutto che sta là da qualche anno ormai e ha creato un indubbio disagio civico. Perché? C'è non tanto le macchine che da Gisperto Vecchi girano verso sinistra per andare verso fuori, che è una cosa, io vi giuro passateci, pericolosissima. Ci sono addirittura quelle macchine che attraversano tutta la strada per andare direttamente alla benzina e viceversa. Ora, se poniamo che questa situazione di gravità e di criticità sta oltretutto di fronte alla scuola che l'atto cita, questo, signori miei, è un chiaro pericolo pubblico. Quando ci sono pericoli pubblici, le marchette elettorali tanto paventate non esistono, ci risponderanno, ci sono anche in altre zone del municipio, sicuramente ci sono, però questo è molto molto grave, va bene? Allora, c'è nella commissione nella quale la consigliera che mi ha preceduto neanche è presente, proprio il prossimo lunedì ci sarà un nuovo incontro sul percorso già tracciato nei mesi passati su questi criteri, però dato che qui la situazione è davvero critica, allora qui l'impronta politica è di indirizzare l'assessore a intervenire subito su questa strada, perché c'è un pericolo pubblico reale. Ora, come poi l'assessore vorrà agire, io questo non lo so, perché lo stiamo indirizzando. Immagino ci sarà un intervento dei vigili, non lo so, quella sarà la procedura.
però sulle cose importanti e critiche bisogna intervenire immediatamente. Questo è il punto, non è tanto la striscia pedonale accanto alla scuola, è l'attraversamento che è pericolosissimo, tra l'altro è in salita su un dosso in curva, subito dopo la rotatoria dove le macchine ci si immettono. Allora, prima di fare scenate e teatri in consiglio, io suggerirei di fare un approfondimento e a tal riguardo. Fermo restando che attenzioneremo, come è nostro costume, tutte le altre zone in base ai criteri sopracitati che continueremo ad approfondire nella prossima commissione. E questo è quanto. E l'ultima cosa che suggerirei è di leggere gli atti con attenzione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, niente, volevo sottolineare un fatto che quando ci sono, come diceva poc'anzi il consigliere, ci sono delle criticità, vanno vagliate, perché ne va dell'incolumità delle persone. E questo non sta, diciamo, nell'atto stesso, perché poi, ripeto, la Giunta comunque sta lavorando, sta facendo delle cose. Quindi noi, dove vediamo delle criticità ulteriori, come parte politica, e in questo caso c'era una criticità, stiamo facendo, diciamo, un atto proprio in funzione di questo, perché comunque, ripeto, la Giunta lavora. E volevo sottolineare un fatto, che comunque si parla a noi di marchette, che voglio dire, ne potremmo parlare, quando poi, vabbè, c'è Fratelli d'Italia, fa le manifestazioni con gente legata a Mafia Capitale, allora di che cosa stiamo parlando? Allora io la dubbia moralità lo direi a loro, non a noi. Quindi voglio dire, penso che si dovrebbe pensare un pochino di più, per favore, sto parlando, per favore, come non c'entra il fatto che lei sta dicendo che c'è allora, la marchette? La finite, per favore? Ok, quindi io quello che dico, non la prossima volta, invece di parlare... Avete finito, le marchette elettorali sono state nominate prima e vengono nominate anche adesso. Grazie, Presidente. Cerchiamo di evitarla. Grazie, Presidente. Allora, quindi dico questo, alla fine bisogna pensare ai problemi del territorio. Poi, ripeto, se c'è una criticità e voi ce l'avete, portatela, se c'è una reale, diciamo... criticità, sempre che già non ci abbiamo messo mano, perché ormai ci avete questa abitudine di portare cose mentre noi lavoriamo. Grazie. Consigliere Giuliano e poi il consigliere Toti. Così li ho detti tutti. Grazie Presidente. Pensavo di non dire alcune cose, ma chiamato in causa le devo dire. Innanzitutto non immaginavo, me lascio per la fine, non immaginavo ovviamente che questo impegna di una commissione che è importantissima come l'urbanistica e i lavori pubblici si potesse sollecitare su delle strisce pedonali. È ovvio che questo io penso che non era il merito, però mi rimane strano, perché non viene evidenziato, e qualcuno mi sembra l'ha detto, come si risolve il problema. Cioè, per far sì che abbia una connotazione quest'atto, bisognava comunque dire anche come. Perché infatti la prima domanda che mi sono scritto, come si fa? Perché non so le strisce, è normale, perché sennò la collega che ha fatto l'intervento ovviamente... avrebbe modo facile di dire no, ma tutti, vanno fatti la segnaletica orizzontale e verticale su tutta la città, ovviamente in tutto il municipio, ma non solo davanti alle scuole, ma davanti ai centri commerciali, agli attraversamenti, tutto, è ovvio che... Quindi non è un discorso di strisce. Poi certo, voi avete evidenziato, probabilmente, questo io intuisco, avete evidenziato la presenza di una scuola per ulteriore... gravità della cosa. Però come si fa? Perché nel leggerla
come si sistema? Cioè, se noi abbiamo il problema, infatti prima tra le quinte, no, nell'assenza della diretta, le chiedevo dove sta il benzinaio, sulla destra di via Mazzoleni, quindi andando verso Romanina per capirsi, quindi chi esce da questo Cisbecchi, come si chiama, e comunque gira a sinistra per andare alla pompa di benzina, è un problema, non ci si può fare attraversamento lì, oggi. Quindi fa una cosa irregolare. E allora, probabilmente, perché sennò di questi atti veramente ne dovremmo fare tantissimi, e probabilmente c'è anche in mente di poter programmare, ma io penso, dalla mia piccola esperienza, che non c'è neanche bisogno di portarlo in aula, cioè questa è roba che si lavora con i tecnici, con l'assessore, e che l'assessore poi, per correttezza politica, mette a conoscenza la commissione di un lavoro che deve essere fatto per esigenza, ma che lo dice che verrà programmato nei punti X e Y e Z. Se voi avete fatto un atto e portato in consiglio e volete quindi l'approvazione dell'Aula, ci deve essere un altro motivo, che è quello che prima il capogruppo ha spiegato. Però non si evince bene come si risolve, questo suggerisco dall'alto, anche perché la pompa di benzina, ma chi gli ha dato autorizzazione di mettersi lì? Se, no? Se comunque puoi usufruire solo di un lato, di un senso per la tua attività. Ora, chi mette una pompa di benzina lì, che ha un costo, per avere solo accesso da parte di un lato, beh, non penso che sia un grande imprenditore. Probabilmente non gliene poteva fregare di meno, perché succede questo, che la gente gira a sinistra, da Via Vecchi. E quindi se crea uno scende giù diretto, perché tu devi uscire da Via Vecchi a destra, perché tu c'hai poi dovrebbe esserci la linea orizzontale continua, che non ti permette l'attraversamento, doppia linea continua, non so se è scolorita, quella andrà fatta. Però questo è, allora, io l'ho capita, per l'amor di Dio, perché comunque c'è sta, capito, l'intelligenza ovviamente alla sua percentuale, e comunque sia c'è anche un ragionamento che va, secondo me, io volevo chiedere quei 4-5 minuti forse di sospensione per mettere qualcosina meglio. Però se non sapete poi l'ufficio tecnico, i vigili, come risolvono questo problema, è normale che forse è inutile migliorarlo. Però a questo punto non era un atto da portare in consiglio, ecco, questo io dire, cioè, sono cose che dovremmo dare, ma lo dico per correttezza politica, cioè sono cose che stanno negli uffici tecnici e stanno nella competenza dell'assessore, che poi ci deve comunque, se vuole, se è corretto, relazionare, se non è corretto se lo tiene per sé. E voi dice solo a voi, ma questo è un altro ragionamento. Ed rientra, secondo me, in un lavoro di programmazione obbligatoria, a prescindere. Poi, per quanto riguarda l'ultima battuta che ho sentito da un altro consigliere, ovviamente io, siccome faccio parte dei Fratelli d'Italia, anche se qualcuno pensa di no, E sono quello che appunto nel 2013 era l'unico rappresentante di Fratelli d'Italia in questo municipio, quindi chi più di me conosce lo sforzo che si è creato per portare avanti questo partito, beh, io non posso ammettere che si vengano dette certe frasi, cara Presidente, che tratta Mafia Capitale, anche perché io non ho mai avuto a che fare, quindi mi sento veramente toccato da questo punto, da questo discorso. Io non ho avuto mai a che fare con un tipo di ragionamento di questo tipo, caro consigliere, quindi se lei o rettifica la sua posizione, perché lei non può sparare a prescindere su un discorso che Fratelli d'Italia fa. Fratelli d'Italia non ha moralità, perché? Quindi io sono in questo momento altamente
incazzato, me lo permetta direttore e presidente, perché non si può fare una battuta a prescindere. Cioè non è che stiamo a caccia che se spara col pallettone e se via tu capita. Se uno ha un ragionamento di tipo preciso, prende il fucile con la precisione e spara, tu devi sparare. Ma non che lo dici a caso. Chiaro? Consigliere Toti. Sì, adesso mettiamo da parte sparatorio o altro e parliamo di cose serie. Dico, io capisco la sofferenza dei cittadini che abitano in quella zona, dei cittadini di Cinecittà Est, capisco lo stato grave di pericolosità di quell'incrocio. Però quello che io voglio ribadire oggi in consiglio, che voi portate una mozione e non la fate passare in commissione, che io pensavo, a differenza in questo caso del consigliere Fulvio Giuliano, che dice l'assessore, no, devono passare, come 5 Stelle ha detto giustamente, io lo condivido questo, il tutto passare in commissione, la commissione protagonista, e poi l'assessore prende atto dei lavori e delle proposte che vengono dalla commissione. Questo atto, io penso, per dare una risposta più giusta, perché è un atto che richiede una risposta seria, una risoluzione del problema, non soltanto io penso al discorso della segnaletica orizzontale e verticale. Dobbiamo operare, io penso, in commissione, confrontarsi con i vigili, come abbiamo fatto nel passato quando abbiamo parlato della messa in sicurezza di via Anagnina. Doveva, ecco, io posso capire una mozione urgente se c'era un qualche cosa di urgentissimo che prescindeva da considerazioni che devono essere fatte in sede di commissione. Invece io penso che su questo si debba lavorare bene e la risposta non può essere, in questo caso sono d'accordo col consigliere Fulvio Giuliano, quello di magari no, mettere più in evidenza una striscia mettere più in evidenza un segnaletica verticale, perché comunque qui dice il capogruppo Roy ha ribadito questo concetto che è centrale, io lo vedo, che svoltono a sinistra creando un grave e costante pericolo alla circolazione dei veicoli. Non si può svoltare, allora mette una striscia più diciamo grossa, la possiamo mettere pure in tutto quanto, coprire tutta la strada di bianco. Io dico che comunque dobbiamo trovare una maniera più forte per scoraggiare questi incidenti che avvengono in quell'incrocio. Perciò ecco, io richiedo, io la riporterei questa mozione in commissione e per dare una risposta non... Io posso capire pure che di indirizzo, voi dite magari sì, vabbè, questo è un indirizzo che noi diamo. Sì, però questo indirizzo per me doveva essere fatto in sede di commissione, doveva essere discusso in commissione e trovato nel confronto, io penso, positivo fra tutte le forze politiche, però con l'ufficio tecnico, con i vigili, aver trovato una soluzione seria rispetto al tutto, anche perché noi nelle commissioni precedenti, quando mettemmo al centro il discorso sicurezza degli incidenti stradali, feriti, morti, che dovevano essere messi gli incidenti e poi feriti e morti come momento essenziale della discussione, quello dell'incidentalità. Questo discorso giustamente deve essere fatto per tutto il municipio. Poi chiaramente noi possiamo trovare in sede di commissione delle emergenze e le emergenze le portiamo poi, dopo che sono passate in commissione, con una mozione, con una risoluzione, quello che voi volete, vengono portate in consiglio. Ecco, quando c'è quell'urgenza, qui senz'altro io penso che ci sia un'urgenza, però per me non è questo il modo di lavorare.
Il modo più corretto è quello del confronto anche con gli uffici, anche con i vigili, vedere l'incidentalità, i morti e i feriti rispetto a un incrocio, a una via, e rispetto a questo operare anche portando una sola, un solo incrocio, una sola via, se è quello che noi caratterizziamo come quello di emergenza, importantissimo, da portare subito perché è quello più necessario per il nostro territorio. Cioè, questo io penso che deve essere messo al centro. Perciò la richiesta mia è quella di riportarlo in commissione, confrontarsi con gli uffici rispetto a questo e senz'altro col comando dei vigili per trovare una risposta a quella che è l'esigenza di questo incrocio per risolvere in poche parole il problema. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo? Sì, grazie Presidente. Non faccio parte della Commissione Lavori Pubblici ed è il motivo per cui non sono intervenuta prima, perché non volevo rischiare di dire una stupidaggine, però apprendo che appunto questa mozione non è passata dalla Commissione e io invece vorrei ricordare, come spesso mi avete insegnato in questi mesi, dato che sono anch'io alla mia prima esperienza, che le commissioni non servono solamente a decidere insieme quali sono le priorità per questo municipio, ma servono innanzitutto a trovare insieme delle soluzioni. E allora sicuramente sarà un incrocio e una svolta a sinistra pericolosa, ma quando con stupore mi si viene a dire che stamattina c'era uno scontro tra due macchine, è stato fatto un CID, diciamo, non è che parliamo di due astronavi che si sono incontrate e hanno sbattuto, per cui ci dobbiamo essere sbalorditi. In questa città, in questo municipio, purtroppo ogni giorno, ogni minuto succedono degli incidenti stradali perché il codice della strada non viene rispettato. Questo è chiaramente anche un nostro problema, però oltre alla questione già riportata da chi mi ha preceduto su quelle che sono le priorità, il lavoro che noi in altre commissioni stiamo facendo, stiamo decidendo insieme quali sono le priorità su cui lavorare. Evidentemente nella Commissione Lavori Pubblici questo non è stato fatto, perlomeno per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza stradale. La seconda questione è capire insieme qual è la soluzione, perché non possiamo avere l'ambizione di governare questo territorio, maggioranza o opposizione che sia, senza capire come le cose le risolviamo, perché sennò rischiamo di lasciare agli atti di questo Consiglio una serie di mozioni e di impegni nei confronti della Giunta e poi non avere le risorse, non avere le possibilità, non avere le capacità di risolvere. Dato che questa è una cosa anche, diciamo, molto facile da risolvere, sarebbe stato il caso di portarla in Commissione all'attenzione dei vigili urbani e dell'assessore ai lavori pubblici e avere una rassicurazione, cosa che sono certa ci sarebbe stata, sul fatto che questo incrocio e questo attraversamento pedonale davanti alla scuola sarebbe stato risolto. Dato che così non è, continuiamo a discutere, continuiamo a fare questo censimento sulle strade, perché in questo municipio ce ne sono tantissime. Capiamo quanti soldi abbiamo a bilancio, perché non dobbiamo prenderci in giro, non abbiamo i soldi per ricomprare i lucchetti alle scuole che vengono scassinate, come sa bene l'assessore De Santis. E come facciamo ad avere i soldi per rifare tutte le strisce pedonali delle strade di competenza di questo municipio? Questi sono dei problemi che noi ci dobbiamo porre con onestà, senza strumentalizzazioni da parte dell'opposizione, ma senza neanche, diciamo, continuare a scrivere il libro dei sogni da parte di una maggioranza che è stata chiamata e si è impegnata a governare questo territorio. Grazie. Sì, grazie. Volevo intervenire perché, diciamo, gli interventi più animati sono stati fatti basandosi su un discorso legato alla scuola. Cioè, avessi sentito, senza aver, diciamo, presentato, ho letto o firmato questo atto, mi sarebbe venuto in mente che noi stessimo lavorando attorno alla scuola, e quindi giustamente perché una scuola e non un'altra.
Atteso che informo che l'attenzione sulla sicurezza attorno alle scuole c'è da parte della Commissione Quinta e a breve faremo poi una commissione. E quindi vi anticipo, per cui mi farebbe piacere che la Commissione fosse poi al completo su ogni tema che la Commissione affronta, perché un piccolo inciso mi si permetta, mi viene detto che non c'è attenzione alle politiche giovanili, faccio la commissione sulle politiche giovanili e rimane quasi deserta. Vabbè, detto questo, l'atto è ben altra cosa, quindi io concordo in linea di principio con quello che è stato detto e sull'impostazione che d'altronde ci siamo dati in primis e che ci stiamo dando come metodo di lavoro, eccetera, eccetera. Il metodo di lavoro significa che uno inizia e percorre una strada, segna la strada, la percorre, lo stiamo facendo come metodologia nella Commissione Lavori Pubblici, ma anche nella Commissione Cultura, Commissione Scuola, eccetera. Però poi ci sono le eccezioni, ci sono i casi in cui ci vengono rappresentate come portavoci, perché i cittadini non sono di serie A o di serie B. Il mio è sì, sono tutti cittadini. Allora i cittadini sono pregati di attivarsi, sono ben accolti da tutti i consiglieri, mica solamente da quelli della maggioranza, ci mancherebbe. Per cui noi non possiamo poi, quando ci rendiamo conto di una gravità, no? Il fatto che oggi sia accaduto non è che uno lo dice per dire hai visto, questo significa che la probabilità con cui oggi ci sarebbe potuto essere un incidente, se fosse stato un incrocio sicuro, sarebbe stata molto bassa e quindi non ci sarebbe stato. Ma visto che è molto alta, come vedete, anche oggi c'è stato l'ennesimo evento, incidente. Quindi questo sta a dimostrare che la probabilità con cui ciò accade è molto elevata. Che significa molto elevata? Che lì sono persone che possono farsi male e noi aspettiamo la programmazione perché è giusto che sia così. Ma forse potremmo un attimo capire, no? Atteso che ci sono problemi di sicurezza stradale in tantissimi altri luoghi, magari per quelli, no, dove c'è effettivamente che poi tra parentesi è un comportamento, perché lì è vietato, no? Lì non si può andare. Allora che facciamo? Non ci muoviamo, tu non puoi andare, ok, e quindi continuiamo a che i comportamenti delle persone sbagliati delle persone poi vanno ad impattare sulle persone che invece hanno un comportamento corretto e che da un certo punto si trovano davanti una macchina che non sarebbe dovuta passare di lì, che non avrebbe dovuto attraversare per andare a fare benzina, ma avrebbe dovuto fare un giro un po' più lungo, quanto? Non lo so, forse un chilometro. Ok, allora, che cosa facciamo noi come politica? No, facciamo i gendarmi e diciamo no, tu non lo devi fare, quindi io me ne frego, continuiamo a lasciare che le cose siano così. Secondo me no. Dobbiamo prendere atto che esistono dei comportamenti di pochissime persone probabilmente, ma che poi, purtroppo, essendo un incrocio particolarmente critico, mettono in difficoltà altri cittadini ignari e invece che si comportano in modo corretto. Quindi sostanzialmente io penso che questa mozione possa essere invece vista come un grido di allarme, di aiuto, no? Che questa assemblea ha il dovere di prendere in considerazione. E non è vero che non si fa nulla, perché tante cose si fanno, forse non le diciamo tutte quante perché non amiamo fare marchette, diciamolo, ok, perché le strisce vengono fatte, perché i problemi di viabilità noi ce li stiamo prendendo in carico, anche se chiaramente non competono a noi, perché magari sono di competenza dipartimentale, sono del Dipartimento X, del Dipartimento Y, e noi che ce frega, mica sono nostri problemi, però noi ce li prendiamo perché siamo noi che stiamo qua, e parlo adesso della viabilità che sta all'ex nono e dei problemi delle strisce che stanno comunque, che cerchiamo comunque di fare dove possibile, eccetera. Quindi andiamo a usare, no, quelli che sono i fondi a disposizione per comunque dare delle risposte.
Ora, quanti fondi abbiamo? Io devo dare un indirizzo politico o devo fare il ragioniere? Perché se devo fare il ragioniere, me lo dite, allora vado in ragioneria. Mi prendo un foglio e comincio a fare i conti. Io devo dare degli indirizzi, cercando di fare in modo che questi indirizzi, no, non siano ovviamente facciamo il tutto, ma che siano indirizzi con delle priorità associate. Ecco quest'atto che cos'è? È un indirizzo con una sua priorità, con una precedenza, che non è una precedenza perché ce lo ha detto Tizio, perché abbiamo valutato che fosse una precedenza di merito, di fatto. Ok? Quindi, qualora dovessimo valutare una criticità, no, analoga, ma certamente, chiaramente di che stiamo parlando poi? Stiamo parlando di via Nagnina, di via Tuscolana, stiamo parlando di via Palmiro Togliatti? Non lo so. Stiamo parlando di una via che ha un incrocio. Ok, allora anche nella misura in cui questo intervento può essere, diciamo che ci siamo presi la responsabilità politica, abbiamo iniziato questa avventura tempo fa e qualcuno ci ha detto i politici devono prendere decisioni, devono prendersi delle responsabilità. Ok, ci prendiamo questa responsabilità. Adesso veniteci a dire che questa non è una cosa giusta, che è una responsabilità che non ci dobbiamo prendere. Io mi sento, non lo so, abbastanza tranquillo nel poter dire che tutto sommato la criticità della situazione, quindi la svolta, la sicurezza innanzitutto delle persone sia comunque prioritaria nel momento in cui è accertato di giorno in giorno ciò che accade. Ora, per quanto riguarda poi, e finisco, il discorso sempre delle cose che dell'idea, del pensare di fare qualcosa di rimanere nel mondo dei sogni, allora noi abbiamo iniziato questa esperienza politica dicendo con un programma, con delle priorità. La scuola è una priorità, non solo come diciamo, concetto, quindi educazione, cioè, ma anche come ambiente, come diciamo, a tutto tondo, come comfort. Okay? I problemi sono tantissimi e anche di più, ma io penso che chi viene dalla scorsa consigliatura ne è ben conscio. Cosa ha fatto l'amministrazione? Certamente sta cercando di trovare degli spazi di finanza, degli spazi per risolvere anche in modo sistematico questo problematico. Ed è della settimana scorsa, per esempio, che l'assessorato del Dipartimento informa della disponibilità di 1,5 milioni di euro stanziati per la piccola manutenzione. È una boccata di ossigeno. Okay. Che c'entra questo? Allora, questo per dire, perché si è parlato del mondo dei sogni, questo è il mondo concreto, quindi le priorità ci sono, ce le diamo e cerchiamo anche di realizzarle con atti concreti. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Lazzazzero? Grazie. Ah sì, lo ripeto, se... Giustamente mi fanno notare, perché io per sennò fatto poi ci personale, sono... No, Presidente. Io sono breve. Allora, se abbiamo un fatto personale prima, alla fine, ok, sì, avete ragione. Ok, allora, però lo dico, se c'è lei, poi al massimo può parlare l'assessore e non può parlare giusto il fatto personale. Mi scusi, volevamo sapere chi è che ha citato la consigliera. Glielo spiego subito. No. Allora, lei chiede il fatto personale, poi dopo ce lo dice e vediamo che cosa... Allora, grazie. Io, niente, volevo ricordare che noi siamo portavoce di cittadini. Quindi, se i cittadini ci fermano, ci chiamano, ci telefonano, oppure insomma, in qualche modo, continuamente ci segnalano dei problemi, penso che dobbiamo ascoltarli, perché questo siamo, no? Siamo i portavoce. Io non faccio marchette perché non mi interessa, quindi lo faccio perché vorrei cambiare ancora, lo dico ancora una volta, vorrei cambiare questa città in questi anni, se ci riusciamo. Quindi ho dato ascolto ai cittadini,
Poi volevo dire, come si è visto nell'atto e come già è stato ripetuto, non è attenzionata la scuola, è stata messa la scuola perché comunque è un problema. Abbiamo una pompa di benzina, abbiamo una scuola, abbiamo una strada dove comunque ci passano ciclisti, ci passano pedoni. Io vi invito a stare lì e lo ribadisco, a stare lì 10 minuti e osservare quello che succede in quel punto. Non è una strada pericolosa, è pericolosissima, perché se prima non c'era la pompa di benzina, si limitavano a girare a sinistra e quindi era vietato e non fare la rotatoria e quindi tornare indietro, adesso attraversano la strada per raggiungere la pompa di benzina, quindi è pericolosissimo, perché se una macchina si schianta sul distributore, lì succede un macello, perché c'è una scuola, c'è di tutto, quindi comunque è una cosa richiesta dai cittadini continuamente. E per me è importantissima, ecco perché abbiamo pensato di fare una mozione e ci siamo sbrigati, sì, perché comunque non, ripeto, è una strada che va attenzionata, che si deve correre subito ai ripari. Poi per le soluzioni, certamente non siamo noi tecnici, i tecnici diranno come si può fare per evitare che la gente giri a sinistra, oppure per indirizzarli nella giusta, insomma, nella giusta via, ecco. Quindi ripeto, siamo portavoce e quindi noi porteremo sempre e comunque tutte le problematiche dei cittadini, ma non per nostro chissà che, semplicemente per poter risolvere i problemi che comunque ci abbiamo da anni, perché questa poi pompa di benzina noi ce l'abbiamo trovata. Quindi non è che è un problema che comunque poteva essere risolto prima, non è stato fatto. Allora cerchiamo di risolverlo adesso. Quindi io ringrazio. La parola all'assessore se ce n'è bisogno. Sì, alla fine. Ce n'è bisogno? Se non ce n'è bisogno non c'è problema. No, lo dico perché lei è qui assessore, quindi mi permetto di chiedere. Allora, lascio la parola, ci spiegherà adesso la consigliera per fatto personale, a 3 minuti, ci spieghi che cosa è successo. Allora, a parte che più e più volte sono stata citata, non essendo presente in commissione, si faceva riferimento a me, è il caso di... No, si faceva riferimento ad altre persone. Loro hanno detto, fermi. Mi è stato più volte fate parlare, figli. Allora sì, facciamo parlare, allora, anche se io avevo sentito, avevo visto sguardi rivolti ad altro. È stato più volte detto che io non sono presente in dopo che ho parlato io, aveo ancora parlato, per forza okay. Riferita a me. Non sono presente in commissione, volevo semplicemente spiegare, visto che siamo ripresi, che la mia non presenza in commissione non è perché sono mancata, è perché in quelle commissioni non sono delegata, c'è un altro componente di Fratelli d'Italia, mi sembra perché non è... Aspetti, posso finire? Allora, se io devo dare adesso la parola, una cosa la vorrei dire, se devo dare la parola a tutti quelli per cui ci sono state allusioni, ditemelo perché lo faccio e lo faccio, concederò allora, a allora tutti, ritiro, perché penso che sta un po' penso che se rivediamo questo intervento lo possiamo allora, capire. Comunque è chiaro quello che lei sta dicendo. Chiedere una cosa, visto che è stata tirata fuori una situazione molto grave, voglio chiedere se posso riferire 2 secondi. Quello che è successo oggi, Presidente, c'ha il microfono acceso. Sì. Quello che è successo oggi, quando Fratelli d'Italia viene accusata di scendere in piazza con delle persone che sono appartenenti a Mafia Capitale, sarà oggetto di denuncia querela. Chiedo quindi pertanto il filmato e chiedo, in base a quello che decideranno gli avvocati, di sentire i testimoni. Perché quello che viene detto in un'aula, un conto è la dialettica politica in cui si dicono determinate cose. Un conto è essere in piazza,
in una, poi tra l'altro quando non c'entrava nulla dirlo, e essere accusati di essere scesi in piazza, probabilmente riferito all'emergenza rifiuti, a quello che abbiamo fatto l'altra volta, ed avere, mentre siamo scesi in piazza, accanto, quindi nella manifestazione dei Fratelli d'Italia, con altre forze politiche, c'era qualcuno che è indagato per mafia capitale, da quello che è stato detto. A me questo non risulta, e visto che a me non risulta, ma è anche per tutela di un partito che si è sempre distinto e non ha mai avuto nessuno che è entrato in determinate situazioni giuridiche e a livello penale, tantomeno la mia persona, non solo per il lavoro che faccio, ma per l'integrità che ho sempre dimostrato stando da 4 anni su questi banchi, sporgeremo denuncia querela per quello che è stato detto, fermo restando che chiedo al Movimento 5 Stelle, di fare, di prendere le distanze da quanto è stato detto, perché Fratelli d'Italia non si è mai, mai, mai come partito schierato in piazza quando c'è stata l'ultima manifestazione con delle persone che potevano essere di mafia capitale, fermo restando che, visto che non siamo arrivati neanche all'ultimo grado di giudizio, e forse bisognerebbe studiare, carissimo mio consigliere, fin quando non si viene, sono passati 3 minuti, ha ragione, no, non sono ancora passati, ok, grazie. Visto che fin quando non si viene, non è lei che fa il tribunale, non spetta a lei decidere chi è colpevole e chi no, ma le faccio presente che al di là, e forse a voi questo manca, o meglio non a tutti perché molti altri ce l'hanno, c'è una correttezza morale che al di là del voto dei cittadini ci deve essere, e mi dispiace, lei oggi l'ha completamente persa. No, allora... 3 minuti, ce la fa? Grazie. Dopodiché non darò più... Grazie, Presidente. Dopodiché questi discorsi li vorrei lasciare fuori dall'aula. Grazie, vi incontrate e fate questi discorsi. Ok, grazie, Presidente. Il regolamento non è previsto. Non è previsto dopo che io parlo per fatto personale in base al partito che è stato nominato. Non era un fatto personale, era una situazione di partito, mi scusi. Io non l'ho nominato, è lo stesso. Possiamo, Valerio, scusi, prima. Presidente, perché io non c'entro niente in questa discussione, però sospendere un minuto e verificare se per il regolamento si può richiamare per fatto personale alla fine della discussione, perché se no a questo punto la discussione potrebbe essere infinita. C'è un motivo per cui noi lasciamo alla fine il fatto personale richiamato durante la discussione. Io vorrei capire, se no... Mi scusi, allora io non ho mai detto la consigliera Cerconi, non l'ho mai detto, mi scusi, non capisco perché. Pensavo di urlare abbastanza. Potrà concedere la parola al richiedente solo al termine del dibattito sul punto in discussione. Quindi io per questo motivo ho lasciato la parola alla consigliera Cerconi alla fine della discussione, dopo l'intervento del relatore. Questo. Vorrei... che le questioni su denunce rimanessero al di fuori di quest'aula e venissero discusse privatamente. Ho preso atto e le ho lasciato la parola, più di così non penso di poter fare. È grave anche parlare di Marchette? Io ho già detto prima che sono disposta a lasciarle 3 minuti se lei non supera i 3 minuti e se non diventa un dibattito, perché non ci saranno altre risposte. Ma il regolamento non è previsto. Cioè, se è così, lui ora risponderà a me
Io dopo che lui finisce 3 minuti le dico, ma scusi, a me... però per discorso, no? Discorso se è? Lei nel suo richiamo al regolamento poi inserisce un fatto personale contro l'altro... Certo. Ma è ovvio che se lui mi nomina io a chi devo rispondere? Scusate, ma che discorso è? Parlo con lei. Ma non è il discorso, cioè se apriamo a tutti allora tutto il tempo sarà così. E scusi, se vuole parlo direttamente con lei, Presidente, non citerò nessuno. Credo che quello che sia successo sia abbastanza chiaro, si vedrà da video, non c'è bisogno di ulteriori... Scusi, mi permetta, non doveva permetterlo neanche a lei. Lei ha citato il partito. Guardi, in maniera estesa. Ha citato estesa. Il partito, ma anche il Movimento 5 Stelle è stato citato con sì, le Marchette. È vero. Allora. E allora, se permette, si è parlato di Marchette. Quindi questo è anche questo offensivo. È vero. Però, anche questo è vero, non posso dire di no. Non posso dire di no, anche però, questo è vero. Se è così, adesso ogni volta che sarà nominato il PD alla fine chiederà il fatto personale. Ma lei l'ha fatto? Ma è un modus operandi. Ma infatti l'ha fatto lei, non l'abbiamo fatto noi. Calma tutti quanti un attimino solo. Lei l'ha fatto, è stato citato Fratelli d'Italia per... Scusi, Presidente, il Partito Democratico abbandona l'aula perché questa cosa, questa pantomima tra tutti è ridicola, quindi buona giornata a tutti, grazie. Io sono d'accordo a tagliarla qui, sinceramente. Io sono d'accordo a tagliarla qui. Io sono d'accordo a tagliarla qui. Sì, io faccio le mie comunque... Le sue considerazioni le farà fuori. Le farò per iscritto, perché comunque ha avuto modo di dire quello che voleva e quindi automaticamente 10:11. Interrompo anche la seduta perché credo che non ci sia il numero legale. Fatemi contare, dobbiamo rifare l'appello. Mi fate contare 1, 2, bravi. Dobbiamo rifare l'appello. E non c'è il numero legale? No, c'è scritto sulla votazione. No, c'è scritto sul regolamento. Anche Fratelli d'Italia abbandona l'app. È qui, l'ho già letto, al punto 2. C'è scritto al punto 2, non è che me lo posso inventare. C'è scritto al punto 2, se no non mi sarei permessa, guardi. Me l'hanno fatto notare, io manco lo sapevo. Perché se no mi bastonano, perché non ci hanno fatto la foto. Allora, io vorrei che quest'aula non fosse sede di litigi... Per favore, consigliere Candigliota, per favore, litigi fuori. Io adesso dico solo che da regolamento, articolo 52,2... Devo rifare l'appello per verificare se c'è il numero legale. Ok? Perfetto, facciamo l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Ci sono, non c'è il numero legale con me. Benissimo. Allora, ci sono... Non credo che ci sono altri interventi, perché c'è già stato quello dell'ultimo del relatore, ci sono dichiarazioni di voto. Ma assolutamente, lei può fare quello che vuole. Allora, cambiati, perché non c'è più la consigliera Cerquoni e quindi io chiedo la cortesia al consigliere Giuliano di fare da scrutatore.
Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Presidente, però ho percepito la necessità di dover fermare qui un passaggio nel quale dopo 12 anni che mi trovo in questo municipio non mi sono mai trovato in questa situazione così imbarazzante. Ma mi permetta che di utilizzare, se no devo scrivere pure io, mi permetta di utilizzare almeno nella dichiarazione di voto, lo chiedo cortesemente se questo può essere, perché darò la mia dichiarazione di voto, ma poi devo anche fare una precisazione. Allora, per quanto riguarda, cerco di avere dei toni educati, ma non perché ce l'abbia con qualcuno, ma perché comunque debba risultare a registrazione che alcune cose sono ben precise. Allora, il voto è di astensione, per il semplice fatto che non essendo appunto passato in commissione, come si diceva, io non ero presente nell'ultima per problemi personali, però pensavo che questo fosse accaduto, ma non è accaduto, ma non è quello. Non si è potuto ovviamente capire come poter risolvere in un modo, diciamo, oggettivo. Per cui, ma non vorrei, e sono vicino a questo tipo di interventi, sono talmente vicino che sono un consigliere che porta spesso e volentieri interrogazioni sulla sicurezza stradale. Quindi non posso pensare di non essere ovviamente d'accordo nell'intervenire, però come tale, siccome c'è un atto, l'atto deve essere secondo me chiaro da dove si inizia, da dove finisce, cioè come si interviene, perché comunque evitiamo anche di dare delle confusioni, no? Programmate o meno, ma non ci interessa, evitiamo di dare confusioni e di interpretazioni diverse. È un rischio la svolta, se fa questo, questo e questo. Allora l'atto per me è più chiaro. Quindi questo lo dico per correttezza, perché non vorrei che qualcuno, non penso che sia il Movimento 5 Stelle, lo conosco e il rispetto istituzionale penso che ce l'abbia, ce l'ha sempre avuto per quanto mi riguarda, però non vorrei che si dica che qualche forza politica non è d'accordo. Io sono d'accordissimo, lo dico in diretta, però certo che un atto deve contenere la soluzione, questo lo dico a prescindere, ma non per polemica. E quindi ecco l'astensione. Però non posso, diciamo che provo a trovare, direttore, mi permetta, presidente, provo a trovare una formula che non vuole essere polemica, ma non posso permettere a chi che sia in quest'aula di inglobare la mia persona, ok, lo dico per certezza, in un comportamento che non mi appartiene, che essendo stato nominato quindi un partito, io devo comunque essere preciso nel dire che non c'è mai stato un intervento che mi riguarda politico di dubbia moralità. Quindi questo lo dico agli atti. Quindi penso che chi ha fatto questa affermazione abbia la possibilità, e apprezzo la Presidente del Consiglio nell'evitare ulteriori polemiche, però ho sentito che ci sarà una dichiarazione, immagino e chiedo a chi farà dichiarazione di essere più preciso, o perlomeno di togliere la mia persona da un concetto astratto. Questo lo chiedo, e lo chiedo sommessamente per evitare polemiche, ma dopo 12 anni di municipio in quest'aula, cioè quando uno si alza la mattina, non dico prestissimo, ma dalle 9 per 12 ore fa politica, non può sentirsi neanche minimamente appartenere, quando poi queste cose le ha sempre combattute. Era questo per dire, e poi basta, insomma, ecco, sono un po' nervoso per quello che forse serviva dire certe cose, non lo so, però su un atto del genere apprezzo, Presidente, il fatto che lei avrei voluto
mi sentivo di intervenire anch'io come ufficio di presidenza per evitare certe situazioni, perché dal punto di vista istituzionale queste cose non possono passare. Probabilmente la registrazione aiuterà chi di dovere a capire un po' come è andata la situazione, perché sono sicuro che non c'era, e io non faccio dichiarazioni di querela eccetera, perché non c'era sicuramente la cattiva volontà di colpire personalmente qualcuno, era un ragionamento, certo però che era dovuta, per quanto mi riguarda, la mia precisazione. In tal senso, grazie. Io l'ho fatta parlare, consigliere Giuliano, anche se non era poi alla fine una dichiarazione di voto, la parte finale, ma l'ho fatta parlare proprio per smorzare quella tensione che si era venuta a creare. Oggi è stato un consiglio molto faticoso, devo dire. La ringrazio, Presidente. E quindi mi sembrava giusto alla fine, visto che ce ne sono state tante di parole, permetterle anche di esprimersi, quindi... Ha avuto modo anche di avere la ma volevo anche specificare come ufficio di presidenza, ecco, cioè, assolutamente, quindi, facendone parte mi sento toccato anche da questo punto assolutamente di vista. Io penso che atteggiamenti come quelli di oggi in consiglio andrebbero evitati sempre, e vorrei appunto che la collaborazione un po' di tutti su questo. A volte non è solo un fatto di regolamento, è fatto di buon senso. Allora, io vorrei procedere, se ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Toti, vorrei ricordarvi, mi permetto di ricordare che la deliberazione precedente l'assessore aveva chiesto la possibilità di votare sulla immediata eseguibilità, non è stato fatto, se avete pazienza votiamo quest'atto e votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera precedente. In 13? Bene, non c'è possibilità di votare l'immediata eseguibilità della delibera precedente. Sì, grazie. Quindi non c'è, possiamo anche dire, votiamo solamente quest'atto, approviamo i verbali e non possiamo votare l'immediata eseguibilità della delibera precedente, come richiesto dall'assessore, mi dispiace. Allora, quindi, sì, certo, consigliere Toti. Assolutamente d'accordo sulla messa in sicurezza di quell'incrocio, questo chiaramente è un discorso che ho fatto anche in precedenza, però per dare una risposta più precisa rispetto a un problema così importante, quello degli incidenti che vengono praticamente riportati anche uno oggi, in quell'incrocio, era importante, ecco, vedersi con gli uffici, come ho detto, vedersi con i vigili urbani per dare una risposta e cercare una risposta più forte rispetto a soltanto la segnaletica orizzontale o verticale. Io non so, dobbiamo vederlo insieme con gli uffici. Questa può essere senz'altro riportata dopo l'approvazione per una discussione più approfondita in sede di commissione con gli uffici, con l'assessore, con la partecipazione di tutti, perché chiaramente il quadrante della città del nostro municipio è molto importante e richiede una risposta immediata. Perciò ecco, il mio voto sarà un voto di Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo mani alzate. E quindi, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io, per quanto è successo precedentemente, sono convinto che non ci sia stata alcuna intenzione né volontà di fare un riferimento preciso ad una persona in particolare o ad una situazione in particolare. È stato un momento di particolare tensione durante il quale anche altre fazioni politiche hanno utilizzato dei termini tipo marchette nei nostri confronti, e qui non si sta facendo un confronto tu hai detto questo, tu hai detto quello, semplicemente si comprende, e credo che sia comprensibile per tutti, un momento un po' particolare ed esagitato. Quindi sono convinto che delle espressioni così forti in un momento di tranquillità, insomma, e di collaborazione come c'è stata anche in passato, non sarebbe assolutamente venuto fuori. Su questo
Vorrei chiarire una cosa che abbiamo già detto in passato, ma brevemente, se me lo consente, lo ripeto. Allora, per quanto riguarda l'ultima cosa che ho detto, noi abbiamo le mani libere e, come sapete, dal nostro regolamento non facciamo carriera politica. Noi due mandati andiamo a casa, quindi non ci interessano né fare le cose in quella zona perché poi ci abbiamo un bel ritorno, perché il quartiere è popoloso, perché sappiamo che poi possiamo avere un feedback per il turno successivo, né per altri motivi di nessun genere. Semplicemente ci rendiamo conto che, come in altre zone del nostro territorio, ci sono delle pericolosità. Da qualche parte bisogna iniziare. Mi pare che in dieci mesi, questo Consiglio, la Commissione e l'assessore di riferimento hanno fatto qualcosa che non era stata fatta negli ultimi 20 anni. Quindi credo che almeno questo ci sia da riconoscere. Per quanto riguarda il libro dei sogni e la condivisione, peccato che il Partito Democratico, come spesso fa in Consiglio e in Commissione, non rimane fino alla fine. Il problema è proprio questo. Noi le proposte in Commissione le abbiamo fatte, le abbiamo inserite addirittura in maniera consecutiva all'interno dell'ordine dei lavori del nostro Consiglio. Quindi abbiamo ritenuto che sia importante la massima condivisione, la massima propositività. È stata accolta, abbiamo avuto dei feedback positivi da una parte di Fratelli d'Italia, il consigliere Giuliano, e dal consigliere Todi per Alternativa Popolare, nessun feedback né positivo né negativo da parte del Partito Democratico, che anche oggi ha abbandonato l'aula. La nostra è una funzione di controllo e sollecito, quindi non capisco, chiedo scusa, la funzione delle opposizioni dovrebbe essere di controllo e di sollecito, ma io qui in alcuni casi e solo da alcune persone vedo semplicemente un attacco indiscriminato. Sarà perché stiamo lavorando bene e quindi diciamo non ci tange finché non ci attacca poi personalmente, insomma, quindi con delle offese. Capiamo che per anni c'è stato un immobilismo e quindi quello che stiamo facendo può dar fastidio a qualcuno, specie a quelli che partecipano in giro ad eventi sui territori, eccetera. Per quanto riguarda, una cosa che non mi è piaciuta è stata quella che è stata detta nei confronti degli uffici tecnici e dei vigili urbani. Allora, bisogna un attimino cambiare anche prospettiva e rivalorizzare le figure che abbiamo all'interno dell'amministrazione, non parlo di politica. Quindi diciamo che la politica deve dare un indirizzo. Noi, secondo le nostre linee programmatiche, indichiamo una direzione all'amministrazione e quindi a tutte le figure che la compongono. Chi poi è esperto, e quindi il tecnico che va dall'assessore all'ufficio tecnico stesso, quindi alla direzione tecnica, ha le qualità, ha le qualità per fornire le soluzioni migliori e più adatte per ogni singolo problema. Io con questo concludo, chiedendo scusa per il tempo che ho preso, e il Movimento 5 Stelle voterà favorevole a quest'atto. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Benissimo, allora la mozione è stata approvata con 10 voti favorevoli e 2 astenuti. Vorrei ricordare che approveremo i verbali delle sedute, i verbali numero 6, 7, 8 e 9 relativi alle sedute del Consiglio del Municipio dell'anno 2017, quindi i verbali passati che sono stati in visione nell'ufficio Consiglio. Eccolo. L'1:15 la seduta è tolta.